Grazie. Salve. Buongiorno. Qui sono io, qui. Dove vuoi? Riproduce lei? No. Riproduce lei? Sì, perché la ricavagavetti non c'è. Non c'è. E il nostro caro Bunci, visto che c'è lei, preferisce sedersi. Al poltrone. Se ne posso dire solo una cosa, non è presente in sala la monitor tecnica, in pratica l'occhio della Commissione Europea, monitor di Bruxelles. E poi c'è questo liceo di Civitavecchia, liceo scientifico, però sono interessato. Quindi questo è l'osservatore? È la monitor che in pratica è di una società, ma che è quella commissione. Esatto, perché domani ci abbiamo la riunione. Masha Stroba. La cosa interessante è che è una delle prime volte che c'è il mare e i cambiamenti climatici. E dura 5 anni questo progetto. Lui è il nostro capofila. Quindi parte oggi? No, è partito già da un anno in live, vuole che dopo un anno si faccia un check. Va bene, allora buongiorno a tutti, scusate del piccolo ritardo. Io sono Alessandro Bratti, sono il direttore generale di ISPRA e porto i saluti a questa importante, credo, iniziativa che mi dicono che sia stata avviata circa un anno fa e che siamo nella situazione del primo check, di un progetto molto molto importante. Saluto anche il monitor tecnico, Masha Straban, che credo sia qui presente, e quindi grazie di essere partecipata e di partecipare. Grazie ovviamente al liceo che ha aderito a questa iniziativa. Ma credo che siamo per tutta una serie di coincidenze favorevoli in un momento particolarmente interessante e favorevole per poter discutere e parlare di cambiamenti climatici, di clima. Siamo a valle, di una settimana molto impegnativa sia per gli studenti che hanno manifestato il venerdì scorso partecipando in massa a questa questa parola d'ordine del contrastare il cambiamento climatico. C'è stato a livello mondiale, credo, un grande segnale che la politica non potrà non cogliere, spero e credo. E vale anche di un'altra importante settimana, che è stata quella di Scienza Insieme, che ha visto tutti gli enti di ricerca lavorare divulgare quelle che sono le attuali conoscenze delle attività che vengono svolte dagli enti di ricerca, ma in particolar modo anche qua con un focus sul tema dei cambiamenti climatici e il mare. È importante questa iniziativa LIFE perché di fatto è una delle prime, no, che viene portata avanti qui da noi questo progetto, perché riguarda il tema del mare, che è fortemente collegato appunto al tema dei cambiamenti climatici attraverso lo studio, soprattutto la conservazione e la tutela delle praterie di Poseidonia, pianta che spesso in maniera assolutamente sbagliata viene considerato quasi addirittura un inquinante e invece è preziosissima dal punto di vista del contributo che dà all'ecosistema, e in questo caso credo che sia la dimostrazione anche per capire come sviluppando, conservando queste praterie sia anche un modo, in un qualche modo, per contrastare quello che è un percorso purtroppo che ha avuto un'accelerata molto forte negli ultimi tempi, che è questo del cambiamento climatico. Per cui credo che oggi gli studenti possano toccare con mano, dopo aver manifestato, dopo aver protestato, dopo giustamente aver segnalato questa grande emergenza, come eventualmente si possa affrontare
come si possono affrontare tutto un certo tipo di attività per poter poi fare azioni concrete davvero per contrastare l'evento dei cambiamenti climatici. Sicuramente non è sufficiente, non basta, ma poi anche è vero che le grandi cose sono fatte da un insieme di piccole e medie cose che possono essere fatte tutti i giorni. Il mondo della ricerca è fortemente impegnato in questo senso, in particolar modo un istituto come il nostro, che oltre che a fare ricerca ha anche un altro compito, quello di fornire comunque delle soluzioni concrete e operative al decisore politico, che non è, badate bene, secondario. Quindi i tempi anche che abbiamo davanti non sono tempi infiniti. Perché, come non vi è sfuggito nella discussione di questi giorni, quasi tutti, gli stati membri, soprattutto a livello europeo, alla luce anche di quelle che sono le indicazioni dell'attuale Commissione europea, stanno cercando di mettere in campo delle azioni concrete dal punto di vista normativo e legislativo, per davvero dare dei segnali, di contrasto a quello che è, il tema dei cambiamenti climatici. Il nostro contributo c'è, questo è una piccola parte, insieme ovviamente anche ad altri, per portare avanti un certo tipo di ragionamento, che ripeto, in questo caso ha una valenza per noi duplice, perché riguarda sia la parte del contrasto ai cambiamenti climatici, ma anche tutto il tema della tutela della biodiversità, che rientra anche questo in una degli asset principali dell'attività dell'Istituto. Quindi, solo queste due brevi considerazioni, è veramente un buon lavoro. Un saluto a tutti i partecipanti, sperando che la giornata di oggi possa essere in un qualche modo utile e positiva anche per i ragazzi che poi continueranno nel prosieguo della loro attività. Speriamo, appunto, portandosi dentro anche come bagaglio questi momenti che vengono realizzati, con questi progetti molto importanti come i progetti LIFE. Grazie. Il direttore in pratica mi ha tolto tutto il discorsetto che dovevo fare introduttivo, perché è riuscito a sintetizzare il fatto che la coincidenza è voluta, che la data di oggi è stata decisa mesi e mesi fa come obiettivo che i progetti LIFE hanno, ossia di fare un punto a un anno dall'inizio. Questo è un progetto che secondo me è molto interessante, innanzitutto perché ha una durata di 5 anni, che è una cosa abbastanza rara, il che permette di lavorare, ma di lavorare in progress, nel senso che già noi, da quando, adesso Mascia non ridirà, però da quando già abbiamo scritto il progetto ci sono delle evoluzioni, degli sviluppi che stiamo mettendo comunque in pratica, e questa durata temporale ci dà questa possibilità. Io voglio giusto ringraziare tutti i partner che sono venuti oggi, il nostro capofila che è Dream, Marcello Miozzo, poi abbiamo l'Università della Tuscia, il CNR, abbiamo Water Right Foundation, abbiamo 3 parchi nazionali con la tutela estensione a mare, che sono il Parco dell'Asinara, il Parco della Maddalena e il Parco del Cilento, e ognuno dei tre tra l'altro racchiude le aree marine protette all'interno. E poi abbiamo Carbon Sync Group e un partner straniero, maltese, che è la Paragon. Dicevo, questo progetto, come dire, si incunea in un momento poi dove sembra che forse appunto l'opinione pubblica abbia un po', come dire, risvegliato anche quelle che sono le coscienze politiche. Io sono molto contenta di partecipare a questo progetto perché ci credo molto ed è uno dei primi progetti all'interno della tutela dell'ambiente marino che studia la possibilità di mitigare comunque dei cambiamenti globali, ossia lo studio della possibilità di come la Posidonia sia un serbatoio di carbonio. Io adesso non vorrei anticipare quello che poi diciamo i miei colleghi descriveranno in maniera un po' più dettagliata. Sono anche molto contenta che ci sia comunque un liceo scientifico
di Santa Marinella, ossia di Civitavecchia, distaccata a Santa Marinella, che sia comunque voluto molto, ha proprio desiderato di partecipare. Perché io credo che poi lo scettro di queste conoscenze debba andare, ahimè, noi ormai abbiamo una certa età, debba andare poi a delle generazioni future, insomma, ed è questo anche il senso della ricerca scientifica. Quindi io non vorrei togliere, perché siamo già in ritardo, non vorrei togliere altro spazio alle discussioni. Volevo solamente dire che stamattina abbiamo, come dire, dei relatori eccellenti. Cioè il primo, come dire, è il professor Cinelli, che chiunque abbia fatto biologia marina, come dire, se l'è portato dietro dall'università e per tutta, come dire, sì, però è la nostra memoria storica, e visto che in questo progetto noi cerchiamo anche di ottimizzare quello che è il protocollo di studio, diciamo, della Posidonia oceanica, adesso la dico così anche se è molto più complicato, è secondo me interessante, veramente particolare, poter ascoltare le parole del professore, che, come dire, è stato uno dei primi che poi alla fine ha studiato la Posidonia, e tutti noi abbiamo studiato sui libri di testo da lei scritti, insomma, per cui è molto interessante. Abbiamo poi la stazione zoologica di Napoli e l'Università di Palermo, dei relatori scelti, che comunque hanno a che fare col progetto, e poi il programma va avanti con, diciamo, i partner, cosa stiamo facendo, per cui ogni partner, ISPRA, Università della Tuscia, CNR, ci racconterà quello che a un anno dalla partenza sta facendo nel progetto. Quindi io lascio adesso la parola a Marcello Miozzo, il nostro capofila, e che farà, penso, un'altra introduzione, credo abbastanza simile, magari, ecco, sintetizziamo. Grazie a tutti di essere venuti. Allora, intanto mi presento, Marcello Miozzo, sono responsabile di un'area della cooperativa DREAM che si occupa di progetti europei, e in particolar modo di LIFE, quindi noi... io e anche i miei colleghi lavoriamo da diversi anni, più di 10 anni, all'interno del programma LIFE, e la nostra esperienza è soprattutto sul terrestre, non sul marino, questo lo devo dire, però diciamo che quando ci siamo sentiti con Marina e anche Giuseppe Bonanno, diciamo all'inizio dell'idea di questo progetto, ci è subito piaciuto, tant'è che poi gli abbiamo messo come nome Foreste del Mare, perché così almeno era un po', ci ricordava un po' la nostra materia, dove siamo un pochino più esperti. E devo ringraziare anche, diciamo, nelle fasi iniziali di questo progetto, la collega spagnola Soledad, che ci ha in qualche modo sostenuto, perché l'abbiamo diciamo contattata in sede di progettazione, cioè quando stavamo scrivendo il progetto. E è stata molto gentile, perché abbiamo potuto scambiare documenti, informazioni, e ci ha aiutato molto, devo dire, in quel frangente. Quindi grazie ancora, è anche qui presente oggi. E io brevissimamente, perché mi sembra sia stato già detto da tutti, diciamo questo habitat del Posidonieto, tutti sappiamo che sta un po' al centro di una serie di servizi ecosistemici che produce, e nel nostro caso noi ci focalizziamo solo sulla parte che riguarda i sink di carbonio, ma in realtà, appunto, come è stato anche già detto, molto importante come ambiente che accoglie specie. Un insieme di specie, quindi importante per la biodiversità. Ma nonostante tutta questa importanza di questo sistema, di questo ecosistema, effettivamente, forse ora non più, ma negli anni dal dopoguerra a oggi, è stato un po' maltrattato questo ambiente, al punto che ci sono zone dove è letteralmente scomparso. Le cause, diciamo, di questo maltrattamento è dovuto principalmente alle azioni dell'uomo, come sempre, quindi sia l'inquinamento, ma ad esempio la pesca a strascico è un elemento molto dannoso, come anche, diciamo, è questo il focus del nostro progetto,
li ancoraggi, quindi l'attività soprattutto estiva che avviene in certe zone dove diciamo, le condizioni ambientali e paesaggistiche sono tra le più belle, in quei casi lì abbiamo una forte concentrazione di imbarcazioni che a volte sotto anche il controllo e il regolamento, altre volte senza regolamento, senza regolamentazioni, mandano giù le loro ancore che poi producono appunto erosione di questo ambiente. Il nostro progetto è partito, come ha detto già Marina, è partito un anno fa, ma diciamo, le attività principali devono ancora tutte avvenire. È un progetto, come vedete in questa diapositiva, che ha un finanziamento, ha un costo di 3 milioni di euro e durerà fino al 31 di dicembre del 2023, quindi insomma penso che ci rivedremo anche altre volte, me lo auguro. E, i beneficiari sono stati già citati, i territori di attuazione, quindi la diapositiva si sono tutti scombinati, comunque sono le tre aree protette che sono state citate, cioè il Parco Nazionale dell'Asinara, della Maddalena e del Cilento. Ma c'è anche una quarta zona di attuazione del progetto che spesso dimentichiamo, che è Malta, perché a Malta è previsto proprio il trasferimento del modello che verrà messo in piedi con questo progetto. Gli obiettivi più o meno li avete capiti, è diciamo, sfruttare la capacità di stock di carbonio di questo ambiente per portarlo al centro dell'attenzione, quindi investire maggiormente sulla sua conservazione e forse il progetto ha anche una mira abbastanza ambiziosa, riuscire a ottenere vantaggi economici proprio dalla capacità di stoccaggio del carbonio, perché questi vantaggi economici possono essere poi reinvestiti nella conservazione di questo ambiente. Vantaggi economici da cosa derivano? Derivano dal fatto che questo ambiente, se diciamo, tutelato in forma addizionale, quindi con un'attività umana come dire, appositamente sviluppata, possono in qualche modo ridurre il loro degrado e quindi c'è una piccolissima parte che non si degrada più che può essere inserita come elemento addizionale nel mercato del carbonio. Quindi questo elemento addizionale può diventare appunto un piccolo contributo che può tornare indietro agli stessi parchi che sono partner del progetto. E, quindi immaginate che avendo un obiettivo così ambizioso è complessa l'operazione anche di tutto il lavoro che deve essere messo in piedi per arrivare a questo risultato finale, richiede standardizzazione, analisi, riuscire a legare diciamo il fattore di degrado, cioè il driver di degrado, che in questo caso per noi sono gli ancoraggi delle imbarcazioni turistiche, riuscire a capire se si regolamenta quello, quanto è quella piccola porzione che può andare a sink di carbonio vendibile. I territori li abbiamo già detti. Queste sono le azioni, diciamo, l'unica azione preparatoria e tutte le azioni concrete del progetto. Non le sto a elencare perché tanto poi verranno anche in qualche modo riprese nel progetto, però diciamo, le parti più rilevanti sono proprio il fatto di identificare delle buone pratiche che possono essere utili a ridurre il degrado del posidonieto dovuto al driver degli ancoraggi. Quindi buone pratiche sono fondamentalmente campi boa sostenibili, o attività di noi le chiamiamo diciamo, ricucire un po' quelle aree di posidonieto degradate, quindi fare sì che il posidonieto recuperi la condizione degrado. Poi altre azioni molto rilevanti sono riuscire, e questo ci lavorano ben tre istituti, ISPRA, CNR e TUSCIA, e tra l'altro TUSCIA anche con la collaborazione, speriamo presto, del CMCC, quindi diciamo dei migliori soggetti che ci sono in Italia che possono in qualche modo elaborare delle strategie e dei modelli sui sink di carbonio. Allora, dicevo, questo gruppo di soggetti sta lavorando per riuscire a standardizzare il più possibile il rapporto tra il sink di carbonio e la riduzione del driver di degrado.
è un lavoro che verrà fatto nel tempo, non è ancora, diciamo, siamo alla baseline, forse, credo, insomma, non tanto di più. Però col tempo, una volta verranno realizzati gli interventi di riduzione del degrado, verranno monitorati i cambiamenti e quindi si potrà arrivare a una standardizzazione. La speranza è proprio di dire una determinata area di Posidonieto che ha un carico di imbarcazioni X, se io lo riduco del 20%, posso ottenere questo risultato di stock di carbonio. Ho fatto come dire, un ragionamento molto lineare, però più o meno detta molto in modo pratico è così. Un altro pezzo importante del progetto di cui si occuperà il partner Carbon Sync è la messa in piedi di questo mercato del carbonio dal Blue Carbon. Quindi parlavo prima con Soledad, il loro progetto è direi quasi simile, se non anzi, per noi è un punto di riferimento. E almeno per quanto ci riguarda, in questo momento il nostro modello di mercato è il parco che ha le Posidonie, diciamo le praterie di Posidonia, che le tutela. E viene calcolato quello che è il potenziale sink di carbonio che può andare nel mercato dei crediti carbonio e il progetto mette in piedi un portale di compravendita e sviluppa anche attività di sensibilizzazione verso gli acquirenti potenziali del carbonio e tutti gli eventuali proventi di questa gestione rimangono in mano al parco che ha gestito questo mercato, che poi loro investirà nella tutela del Posidonieto. A Malta probabilmente sarà diversa la situazione. Cioè a Malta, nel trasferimento che faremo a Malta, che è previsto nel progetto, ci sarà l'obiettivo è quello di riuscire a raggiungere un contratto territoriale in cui agiranno pubblico e privato e dove il soggetto che investirà probabilmente, non sappiamo ancora, ma con molta probabilità potrebbe essere privato. E quindi in quel caso si apre tutto uno scenario diverso, che è più complicato di regolamentazione, come ne parlavamo prima, perché i posizionamenti sono pubblici, è un privato che prende una sorta di concessione pluriennale che dovrebbe avere, quindi è un tema veramente vasto da valutare, ma non ce l'abbiamo da vedere adesso, abbiamo tempo per vederlo. E niente, qui c'è una lista di attività che sono diciamo attese, però tanto ho anticipato tutto davanti alla precedente slide, quindi le parti preparatorie, molto verrà detto stamattina sulle parti preparatorie, sulle indagini che sono in corso, e gli impatti che ci aspettiamo, qui vedete qualche numero, è previsto dal progetto di realizzare nelle tre aree 120 ormeggi sostenibili e ridurre di 120 le unità di ormeggi non sostenibili, quindi ormeggi che sono dannosi. E come anche nelle stesse aree dove verranno ridotti gli ormeggi non sostenibili, nel caso in cui ci siano degli elementi di degrado del Posidonieto, si faranno delle azioni, diciamo, dimostrative pilota di reinserimento della Posidonia. E, beh, questo l'ho già detto. Ecco, un'altra attività che è un po' il focus del progetto è quello della comunicazione. Sono molto contento che c'è una scolaresca oggi, quando abbiamo visto la mail. Eravamo parecchio contenti di questa attenzione che ci è stata data. E il progetto prevede dei grandi numeri anche di coinvolgimento, ci stiamo lavorando. Nel frattempo abbiamo preparato un po' di materiale divulgativo, che un po' lo vedete anche qua, ci sono dei roll-up, soprattutto il sito web del progetto da visitare, vi invito a tutti a visitarlo, e anche la pagina Facebook del progetto. E io direi che diciamo, in questo momento siamo, come vedete da questo diagramma, nella fase quasi iniziale del progetto. È vero, è passato un anno, ma come vedete poche sono le azioni che sono iniziate e molte sono quelle che invece devono essere ancora avviate. Grazie, ho finito. Allora, cominciamo diciamo, la parte saliente del workshop e chiedo al professor Francesco Cinelli se può illustrarci la sua relazione. Il monitoraggio delle praterie di Posidonia Oceanica, 50 anni di esperienza a confronto. Se riesco a trovare.
Qualcuno, scusa, Rossella, come si chiude? Bene, io prima di tutto ringrazio gli organizzatori di questo invito. Indubbiamente ho alle spalle un'esperienza pluridecennale, perché ho cominciato a occuparmi di Posidonia quando ero alla stazione zoologica di Napoli negli anni 70, quindi dagli anni 70 a oggi ne è passata un po' d'acqua sotto i ponti, anche acqua in mare si è ricambiata diverse volte. Quello che vorrei mettere in evidenza è soprattutto il fatto che l'attività che abbiamo cominciato a svolgere al laboratorio di Ischia negli anni 70, che poi ho proseguito durante il periodo universitario fino alla pensione, è stata quella di valutare l'estensione delle praterie di Posidonia intorno alle nostre coste, perché la prima cosa da fare indubbiamente è sapere quanta Posidonia c'è, perché senza questa conoscenza è difficile poi fare qualsiasi altra valutazione. Io sono abbastanza vecchio, però c'è qualcuno più vecchio di me. Questa è una stampa del 1700 in cui si comincia a parlare di Posidonia con già qualche indicazione sulla struttura fondamentale della pianta, quindi una pianta rizomatosa, delle lunghe foglie, eccetera. Allora veniva chiamata Fucus marinus o alga marina graminea, perché ancora Linneo non aveva dato la definizione finale. Poi c'è un lavoro di questo signore siciliano che vive a Catania, che è del 1808, in cui questo signore, che è un professore di botanica e di materia medica, cioè la botanica e la medicina allora erano molto congiunte, perché molti dei semplici, cioè delle piante medicinali, venivano utilizzate nella medicina ufficiale. E lui, che aveva questa caratteristica, comincia già a parlare la Posidonia come qualcosa, la descrive già nei suoi aspetti fondamentali, quindi una pianta che produce fiori, che fa frutti, c'è un lungo rizoma, delle radici di piccole dimensioni, lunghe foglie, eccetera. Dice che però questa pianta può essere utilizzata anche per problemi bronchiali, eccetera, eccetera, perché respirando le foglie di Posidonia, riempiendo i cuscini di foglie secche, si possono avere dei grossi vantaggi anche dal punto di vista respiratorio, eccetera. Ecco, questa è una delle tante immagini che si possono vedere andando sott'acqua di una prateria. È importante capire che questa pianta ha una diffusione largamente, una larga diffusione in tutto il Mediterraneo. Una delle caratteristiche è quella di essere una pianta, una fanerogama, quindi una pianta che produce fiori e frutti. C'ha una sua particolare caratteristica per quanto riguarda la fioritura, avviene nel periodo autunnale, quindi in questo periodo chi va sott'acqua può riuscire a vedere i fiori di Posidonia. E poi è sparito tutto, vabbè, ritroviamolo. Facciamo così. Ecco, per esempio, questi sono dei fiori di Posidonia in un anno in cui c'è stata una fioritura particolarmente abbondante. Ecco, questi sono fenomeni che avvengono una certa ciclicità. La Posidonia di per sé è una pianta che si diffonde attraverso i sistemi vegetativi, cioè non,
non per produzione di semi o come fanno moltissime delle piante terrestri, sue simili, come per esempio il grano o qualsiasi altro monocotiledone, però ci sono degli anni in cui la fioritura è particolarmente abbondante e oltre alla fioritura, io qui, diciamo, molte di queste cose le sanno tutti, però dato che ci sono anche degli studenti del liceo, forse queste cose non sono così evidenti come a chi si occupa di questi problemi dal punto di vista scientifico. E questo invece è uno dei frutti, è una specie di oliva che si può vedere durante il periodo primaverile, cioè la pianta fiorisce in autunno e poi comincia a produrre i frutti durante l'inverno e al momento della maturazione siamo verso maggio-giugno. Spesso questi frutti si staccano dalla pianta, salgono in superficie, poi si aprono e questo è stato un anno particolarmente di abbondanza anche dei frutti. Quelli che vedete in questa immagine sono i semi che si trovano all'interno della pianta. Il frutto sale in superficie, si rompe, all'interno c'è un seme che però è più pesante dell'acqua, cade sul fondo e dà origine a delle piccole piantine, come quelle che vedete, che se riescono a svilupparsi danno origine poi a una nuova pianta, poi successivamente il processo continua. Ecco, lo studio della dinamica dello stato di salute è fondamentale per la conoscenza e la salvaguardia di questo complesso ecosistema, perché se non si capisce sia quanto sono estese, sia come funzionano, è difficile poi fare qualsiasi altra considerazione. E spesso le praterie di Posidonia cominciano alla base delle falesie rocciose, spesso ci sono delle isole o anche lungo le coste, sono delle grandi falesie rocciose, alla base, se la profondità non è eccessiva, cominciano a svilupparsi le praterie di Posidonia. Ecco, più o meno il Mediterraneo è una grande nursery delle praterie di Posidonia. Io, questa riga verde è più o meno la distribuzione delle posidonie intorno al Mediterraneo. Ci sono delle aree come tutto l'Alto Adriatico, per esempio, non contiene posidonia, lo Stretto di Gibilterra, perché si risente molto dell'effetto dell'Atlantico che entra nel Mediterraneo, la Versilia, per esempio, in Toscana è una zona priva di posidonia, perché non ci sono le condizioni ottimali. Ecco. Vi dicevo prima che la conoscenza dell'estensione delle praterie posidonia nel nostro Mediterraneo è fondamentale e soprattutto per quanto riguarda il nostro paese. Questa è la prima cartografia che fu fatta all'isola di Ischia nel 1977. Quindi già allora avevamo cominciato a occuparci di Posidonia, c'erano già delle notizie che arrivavano dalla Francia, c'era un signore, certo signor Cooper, che stava diffondendo il fatto che si potevano riforestare le praterie degradate, eccetera, eccetera, e con colleghi dell'Istituto di Geologia Marina del CNR di Bologna, professor Colantoni, e colleghi, riuscimmo a mettere in atto una campagna utilizzando i primi sistemi di rilevamento subacqueo che sono il Seyss-Inquinone. Fu la prima volta che si usò un Seyss-Inquinone per la mappatura delle praterie di Posidonia, il sistema di localizzazione Motorola, che allora era all'avanguardia. E con questo sistema riuscimmo a fare una cartografia al 100.000, quindi pensate, una cartografia molto di a bassa risoluzione della prateria di Posidonia dell'isola di Ischia, però questo fu il primo passo per poi cominciare. E questo è uno dei tanti sonogrammi, cioè quello che è lo strumento che viene trascinato dalla nave manda superficie, e
e viene una specie di mappa in negativo della situazione del fondo, e chi riesce a leggere queste immagini riesce a capire di cosa si tratta, se si tratta di rocce, se si tratta di sabbia, se si tratta di posidonia. Su quella base poi si ricostruisce quella che è la situazione reale delle praterie e di tutto il resto del fondale. Ecco, io mi sono occupato di molte delle cartografie del Mediterraneo, ma soprattutto per quanto riguarda la Toscana, perché lavorando all'Università di Pisa ho avuto la possibilità di fare diverse campagne per la cartografia delle praterie di Posidonia. E questa è un po' la situazione di allora delle praterie di Posidonia della Toscana. Ci sono tutte le isole dell'arcipelago e poi la costa. Ci sono parti della costa che non sono interessate dalla Posidonia, per esempio la zona di Grosseto, dove c'è un grosso corso d'acqua, la zona della Versilia, nella foce dell'Arno. La Posidonia non cresce dove ci sono emissioni di acqua dolce. Ecco, con questa campagna portò prima a fare una cartografia molto non molto dettagliata della costa toscana, e poi successivamente invece una cartografia abbastanza dettagliata per quanto riguarda le isole dell'arcipelago, compresa successivamente l'isola d'Elba. Queste sono piccole immagini, un po' ve le farò vedere un po' più in dettaglio. Ecco, per esempio, questa è una piccola porzione dell'isola del Giglio. Dell'isola del Giglio, di tutte le altre isole, si è fatta una cartografia 1 a 10.000, quindi è già una cartografia di una certa importanza. Questi disegni a varia colorazione, con varie con varie intensità, eccetera, stanno a rappresentare. C'è poi una leggenda in cui ad ognuno di questi simboli corrisponde una prateria densa, una prateria rada, una prateria di un certo tipo piuttosto che di un altro, eccetera. Ecco, per esempio, una delle isole dell'arcipelago toscano che ha una delle più grandi praterie, e questa è abbastanza conservata tutt'oggi perché l'isola del Pianosa è un'isola protetta. Prima c'era un carcere, poi successivamente il carcere è stato abbandonato, ma l'isola fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, quindi è ancora in ottime condizioni di conservazione. Più o meno la prateria di Posidonia ha queste dimensioni, e in certi, specialmente la parte a sud, arriva quasi a 50 metri di profondità, quindi c'è un'acqua molto limpida e c'è un fondale abbastanza basso, quindi abbastanza, non è un fondale a picco. Ci sono delle condizioni ottimali per la prateria, quindi c'è una grandissima prateria intorno all'isola di Pianosa. Qui si vede anche da queste immagini aeree, questa è l'isola, si vede più o meno che la prateria arriva quasi a toccare la costa in molte aree. E queste sono alcune immagini subacquee della prateria, una prateria estremamente densa, foglie lunghissime, ben conservata, che cresce sia su sabbia, su roccia, su diversi tipi di substrato. Questa invece è l'isola di Monte Cristo. L'isola di Monte Cristo è una specie di cono vulcanico, sorge dal fondo, cioè pareti molto, molto a picco, e vedete, se guardate più o meno, la distribuzione della prateria di Posidonia è quasi inesistente, perché le condizioni ambientali sono completamente diverse da quelle di Pianosa. Qui si vede una delle insenature, ma vedete se è un'isola di granito che non dà possibilità di accrescimento. Questa invece è una delle immagini dell'isola d'Elba. L'isola d'Elba invece ha dei fondali che si prestano molto alla crescita e alla diffusione della prateria di Posidonia. Questa è la zona nord-orientale dell'isola d'Elba, questo è il paese di Cavo, vicino al Rio Marina, poi Rio Porto Azzurro, eccetera, la parte orientale dell'isola d'Elba. Vedete anche da questa immagine
che io ho fatto dall'aereo, tra l'altro mi diletto anche di questo, però anche queste sono delle mappature, furono fatte al 10.000, ma furono fatte nel 1994. Quindi anche queste, e qui sono alcuni esempi, parti della prateria. Qui diciamo anche le tecniche di rilevamento, i sistemi elettroacustici, eccetera, erano via via andati migliorando, quindi anche la mappatura ha una precisione migliore, le prime mappature si fecero. Questa invece è una mappatura, fu fatta negli anni 2000 di tutta la Sicilia, delle isole circostanti. Qui è, diciamo, la restituzione della cartografia non è di buona qualità, purtroppo. E poi successivamente, ecco, col tempo sono andati migliorando i sistemi elettroacustici, sono stati utilizzati imbarcazioni dotate di attrezzature più sofisticate, e successivamente si è riusciti, attraverso anche sistemi multibeam, eccetera, a fare delle mappature di una consistenza migliore. Questa è sempre la cartografia delle praterie di Posidonia del 94 dell'isola d'Elba. Questa è una cartografia al 40.000 e poi furono fatte delle cartografie al 10.000. Qui vedete, questa è la baia di Capoliveri. Se guardate questa immagine, vedete la prateria praticamente arriva a toccare la riva. Ci sono diversi punti in cui la prateria è praticamente arriva. Questa è la situazione del 2017. Vedete quanto si è perduto anche all'isola d'Elba, che non è una zona particolarmente soggetta a effetti antropici o comunque a inquinamento, eccetera, ma vedete già in 17 anni, no, un po' di più, una ventina d'anni, quanto è regredito il limite superiore della prateria, che nella cartografia praticamente arrivava fino a toccare la riva. Ecco, questo è uno degli ultimi, diciamo, rilevamenti fatti col multibeam, sempre della zona di Capoliveri, e vedete qual è la situazione reale della prateria. Ci sono delle grosse insenature nella prateria stessa, sono delle matte erose molto violentemente, quindi, diciamo, oltre a questa situazione dell'isola d'Elba, questa è una cartografia della Campania e Calabria, l'ultima cartografia che abbiamo fatto. Quindi a questo punto abbiamo una serie di documentazioni che ci fanno vedere allora qual era la situazione della prateria. Oggi purtroppo non sappiamo se questa situazione è ancora reale, perché nel frattempo sono avvenute tantissime altre cose, ci sono state fatte molte attività antropiche. Anche io vi faccio vedere qui alcune immagini riprese lungo la costa toscana. Questo è il Monte Argentario con la laguna Orbetello, eccetera. Qui ci sono alcuni aspetti, per esempio legati al turismo, alla pesca, ai porti turistici. Qui è stata creata, per esempio, il porto turistico di Cala Galera. Il porto turistico di Cala Galera sembra una piccola cosa rispetto al resto, ha praticamente azzerato tutta la prateria di Posidonia che si trovava lungo questa zona che è il tombolo della Giannella, cioè la zona che divide il mare aperto dalla laguna d'Orbetello. Lì c'era una bellissima prateria di Posidonia. Dopo la costruzione del porto di Cala Galera, tutta questa prateria di Posidonia è completamente scomparsa. Poi c'è, vabbè, il porto Ercole, porto Santo Stefano, eccetera. Ecco, qui vedete cosa succede quando c'è una gran quantità di sedimento, viene portato in mare
da corsi d'acqua, dalle attività antropiche, dalla costruzione dei porti, per esempio, come qui a Punta Ala, per esempio, c'è un impatto antropico relativamente ridotto, però c'è una gran quantità di sedimento ormai in mare che si risolleva ad ogni mareggiata. Vedete cosa succede lungo la costa. Quindi questo intorbidimento dell'acqua non fa altro che peggiorare la capacità della posidonia di fotosintetizzare, eccetera, e quindi c'è piano piano un arretramento del limite superiore. Golfo di Follotica è lo stesso, c'è una centrale termoelettrica, qui c'è stato un grande impatto termico dagli scarichi della centrale. Anche qui la Posidonia ha sofferto un grande arretramento rispetto alle cose iniziali. Questo è il promontorio di Piombino, qui c'è il porto turistico di Salivoli che ha avuto il suo effetto, c'è il porto di Piombino, c'è la centrale, l'acciaieria, eccetera, sono tutte aree che hanno dato un grosso contributo alla scomparsa delle praterie di Posidonia, e questo solo per la costa toscana. Poi qui questo è il Golfo dei Baratti è molto importante dal punto di vista archeologico, ci sono dei reperti etruschi molto importanti, c'è una zona etrusca. Ecco, qui sembrerebbe che non ci fosse grandi effetti in mare, ma ci sono perché c'è un'intensa attività agricola e che poi porta una gran quantità di nutrienti in mare e quindi con tutto quello che comporta. Qui siamo nella zona di San Vincenzo, risalendo verso nord, anche qui c'è una forte erosione costiera, sono stati costruiti è stato costruito un porto turistico che ha portato anche lui grandi effetti. Qui siamo a Marina di Cecina, lo stesso, c'è una accentuata erosione, c'è un intorbidimento, anche qui c'è un grande effetto sulla prateria, c'era una bella prateria antestante, c'è un effetto. Ecco, attualmente in questa zona il limite della prateria in origine era praticamente a livello della riva, ora si trova più o meno a questo livello. Qui siamo ancora più su, qui c'è lo stabilimento della Solvay, la Solvay scarica in mare carbonato di calcio, vedete quando ci sono delle mareggiate cosa succede, la prateria di Posidonia che era molto rigogliosa in quest'area è stata completamente smantellata. C'è stato costruito un nuovo porto a Castiglioncello, c'è un porto turistico, anche questo ha avuto il suo effetto, e poi via via tutti gli effetti dovuti all'urbanizzazione, al porto di Livorno, eccetera, eccetera, tutto questo non fa altro che aumentare, quelli sono i problemi. Quindi secondo me oggi bisogna ragionare in duplice maniera, sapere veramente com'è la situazione delle Positonie. La cartografia va aggiornata, perché le ultime le abbiamo fatte nel 2000, ma dal 2000 a oggi sicuramente la situazione, no, per non parlare di quelle fatte nel 1994 o antecedenti. Quindi bisogna rimettere a giorno questa situazione. In più bisogna cominciare a pensare a delle attività che non permettano di smantellare anche quella che può capire Quella che Posidonia, resiste. che io avrei finito. Non Allora, ci ringraziamo il professor Cinelli, la memoria storica di molti di noi. Ora, siamo già nettamente in ritardo, quindi grazie mille, professore, e chiamo il dottor Procaccini della Stazione Zoologica di Napoli. La sua relazione ai meccanismi di risposta di Posidonia oceanica alle variazioni ambientali indotte dai cambiamenti climatici. Salve, buongiorno a tutti. Io mi presento, lavoro alla Stazione Zoologica Anton Doro di Napoli e sono attualmente direttore del Dipartimento di Ecologia e mi occupo di Posidonia da molti anni. Ho avuto il piacere di fare il mio dottorato di ricerca con il professore Cinelli, quindi sono uno degli allievi, diciamo, del professore Cinelli. Ho cercato di sintetizzare in questa presentazione alcune delle informazioni che noi abbiamo ottenuto, diciamo, dalla nostra ricerca negli ultimi anni e
Mi scuso perché le slide delle diapositive sono in inglese, ma parlerò in italiano. In verità non ho fatto caso a questo e niente, comunque penso siano leggibili. Lo sforzo che ho cercato di fare è quello di rendere una materia complicata quanto più semplice possibile, perché il nostro approccio allo studio delle pratiche di Posidonia riguarda la risposta della pianta stessa a fattori determinati, fattori ambientali che possono variare al variare delle condizioni climatiche, variare anche al variare modalità, del tipo di impatto umano. Come il professore Cinelli ha ben illustrato, le praterie sono soggette a una serie di impatti diversi e il primo concetto fondamentale che mi piace far vedere è che le praterie, in realtà, quando parliamo di prateria non parliamo di una struttura uniforme, ma le praterie sono disposte, si distribuiscono non solo lungo un gradiente spaziale, ma anche lungo un gradiente batimetrico, quindi a diverse profondità. E se pensiamo che la Posidonia è una pianta clonale, che quindi un singolo individuo, un singolo genotipo, un singolo clone può anche essere molto antico ed essere diversi metri di lunghezza, noi dobbiamo immaginare che un singolo individuo, come uno di noi, è capace di sopravvivere, di rispondere a differenze di luce, di quantità e qualità di luce estremamente significative lungo il gradiente batimetrico, lungo la profondità, lungo la distribuzione, con differenze nell'ordine di 50 o 1000 micro Einstein, quindi luce molto bassa, luce molto alta. Quindi è di per sé una pianta antica, una pianta a crescita lenta, ma anche una pianta con una buona capacità, una buona plasticità di risposta alle variazioni ambientali, ai fattori ambientali. E come parte dell'immagine che vedete in basso, noi sappiamo che le piante distribuite a diversa profondità hanno e mostrano delle differenze di tipo fenologico, e qui per fenologia intendo in questo caso di tempi di fioritura, quindi le piante più superficiali hanno una maggiore quantità di luce, fioriscono prima rispetto a quelle profonde, e questo fa sì che a volte le praterie superficiali e quelle profonde sono anche separate dal punto di vista riproduttivo, e vedremo in un attimo questo con quali possibili conseguenze. Le praterie di Posidonia sono anche distribuite lungo un ampio gradiente latitudinale. Nella figura in basso vedete qual è la distribuzione approssimativa, che un po' ricalca quello che ha fatto vedere il professore Cinelli, lungo tutte le coste del Mediterraneo, con alcuni gap, alcune zone in cui la Posidonia non è presente, e questo significa che la pianta è capace di sopravvivere lungo un ampio range termico, dai mari caldi del sud del Mediterraneo ai mari più freddi del nord del bacino. Sappiamo bene, come è stato ripetuto più volte, ma penso che non sia neanche il caso di ripeterlo qui, che l'ambiente marino è sottoposto agli effetti dei cambiamenti climatici globali ed anche all'impatto diretto dell'uomo. La fascia costiera in particolare, che è all'interfaccia fra l'ambiente terrestre e l'ambiente marino, è particolarmente soggetta a questa duplice azione di cambiamenti a lungo termine ad ampia scala e cambiamenti locali a piccola scala. Quindi noi andiamo, se vedete la proiezione della figura sulla sinistra, da un mare in cui c'era un apporto di CO2 di un determinato tipo, un apporto di nutrienti dal basso, dal fondo, e una certa quantità di luce che arrivava a determinata profondità, ad una situazione in cui abbiamo un aumento della quantità di CO2, una diminuzione dei nutrienti che arrivano dal basso a causa di una maggiore stratificazione della colonna d'acqua dovuta proprio all'aumento di temperatura, quindi una minore penetrazione della luce. Quindi gli organismi marini devono adattarsi a queste condizioni che vanno cambiando, e a volte questi cambi sono estremamente repentini, sicuramente più rapidi rispetto alle capacità e ai tempi di adattamento evolutivi di una specie. Questo qui che vedete sulla destra invece è una mappa presa da un lavoro recente di Fiorenza Micheli, in cui si vede come è stato mappato appunto lungo le coste del bacino mediterraneo diversi tipi di impatto di origine umana, e vedete come alcune zone, quelle in rosso, sono ad impatto più alto. Questa è una mappa dell'impatto cumulativo, questo considera un po' tutti i tipi di effetti dell'urbanizzazione, degli scarichi, dello sviluppo dei porti e via dicendo, fattori di impatto che conosciamo bene. La realtà a questo punto, il messaggio di tutto questo, è che gli ecosistemi di fanerogame marine sono in declino a livello globale,
dovuti appunto a questo duplice effetto dei cambiamenti climatici e dell'impatto antropico. Allora, questa è una figura un po' teorica, come ci aiuta a capire quello di cui andremo a parlare in un attimo. Questo è quello che succede quando un aumenta l'intensità di un fattore di stress, che qua si chiama driver, quindi quando aumenta per esempio un determinato tipo di impatto, l'ecosistema ha una certa resistenza. A un certo punto però l'impatto diventa talmente forte che l'ecosistema cambia e ha un cambio nello stato, questo è un cambio di stato dell'ecosistema. Allora, il cambio di stato dell'ecosistema a volte non ha capacità di ritorno, nel senso che una prateria di posone fortemente impattata cambia, diciamo così, il proprio stato e poi non è capace di ritornare in modo naturale alle condizioni precedenti. Quello che noi cerchiamo di fare attraverso i nostri studi è quello di capire qual è la capacità di resistenza della posizione, in particolare in questo caso ai driver che agiscono, diciamo, causati dall'impatto antropico e via dicendo, e qual è, se esiste, la capacità di ritorno dell'ecosistema alle condizioni attuali, e anche di cercare di identificare degli indicatori che siano in grado di dirci quando una prateria è vicina ad un momento di non ritorno e quindi quando è il momento assolutamente di agire, se non vogliamo che la posidonia, che la prateria stessa non sia più in grado di recuperare. Questo noi lo facciamo in particolare nel mio gruppo di ricerca con un approccio di tipo genetico e lavorando sulla diversità genetica, quindi per capire qual è la capacità la diversità genetica di queste praterie, qual è la capacità di risposta di resistenza all'impatto ambientale, e attraverso invece indicatori che cercano di individuare la capacità di adattamento. Questo lo facciamo attraverso lo studio di geni che rispondono a questi determinati fattori ambientali, quindi attraverso lo studio dell'espressione genica. Cerchiamo di rendere, diciamo, la materia più semplice. Vi faccio vedere solamente un'immagine in cui si vede come la diversità genetica, che è soggetta a questi fattori evolutivi, mutazioni, drift, migration, selection e via dicendo, ha in realtà un effetto diretto su tutta la comunità e tutto l'ecosistema. Quindi variare la diversità genetica della specie strutturante, in questo caso posidonia, ha un effetto diretto su tutto l'ecosistema. Non stiamo parlando solamente della pianta, ma parliamo dell'intera comunità e delle proprietà dell'intero ecosistema. Da un'altra parte, vedremo in seguito come studiare l'espressione genica significa studiare il fenotipo della pianta, la capacità di adattamento del fenotipo. Il primo risultato che vi vorrei far vedere è quello di un tentativo che abbiamo fatto nell'ambito di un progetto europeo Coconet di individuare quelle che vengono chiamate network di aree marine protette. La posidonia, come sapete, è uno degli elementi costitutivi per la definizione della zonazione delle aree marine protette, ma un'area marina protetta non ha un reale significato se non è effettivamente connessa con la zona marina circostante. Proteggere un'area marina protetta isolata non ha lo stesso significato che proteggere un network di aree marine protette. Quindi quello che abbiamo cercato di fare in questo studio, in cui il main focus box, quindi la zona, diciamo, in cui si sono focalizzate la maggior parte degli studi, era il sud dell'Adriatico, lavorando su una serie di praterie di posidonia, abbiamo cercato di capire qual era la connettività, il flusso genico di queste praterie, capire quanto erano più o meno isolate. Siamo arrivati a una definizione di isolamento di questo tipo, in cui alcune popolazioni in rosso scambiavano, diciamo, materiale genetico, quindi erano connesse, le altre in verde invece erano meno connesse, ma alcune popolazioni invece presentavano caratteristiche sia verdi che rosse, e quindi siamo arrivati a stabilire che, e questo è un esempio, attraverso studi di tipo genetico, che è possibile individuare qual è la dimensione minima di un network di aree marine protette, perché queste aree marine protette abbiano un effetto migliore e maggiore rispetto alla singola protezione del singolo punto, diciamo, della singola località. Andiamo avanti, una serie di esempi ho portato dei tipi di approcci allo studio della diversità genetica. Questo è il risultato di molti lavori fatti negli ultimi anni in Mediterraneo, in cui noi abbiamo
ritrovato che Posidonia, la distribuzione di Posidonia dal punto di vista genetico non è esattamente omogenea. È possibile identificare due grandi gruppi, uno blu e uno rosso, che sono tutte le praterie del Mediterraneo occidentale e quelle del Mediterraneo orientale, che sono geneticamente separate e sono connesse da una zona di transizione che è questa zona verde del canale di Sicilia. Quindi nel momento in cui noi andiamo a disegnare strategie di protezione, di management, diciamo così, di protezione della risorsa, delle praterie, dobbiamo considerare che esistono unità separate dal punto di vista genetico, che quindi questo ha una ricaduta anche ad esempio sugli esperimenti e sulle strategie di trapianto. Non è buona norma prendere materiale genetico da una zona che è completamente separata dal punto di vista genetico rispetto a un'altra e trapiantarla, diciamo, in zone diverse. Quindi, diciamo, è un punto su cui focalizzare l'attenzione, perché se bisogna fare i trapianti nel nord del bacino occidentale non converrebbe, diciamo, nonostante le praterie potrebbero essere anche più floride, pigliare materiale, diciamo, dal bacino orientale del Mediterraneo. Questo perché? Per evitare il cosiddetto inquinamento genetico, ma anche perché, come vedremo in un attimo, c'è una questione di adattamento. Ogni prateria è adattata alle condizioni stesse in cui vive. Questo è un esempio di una mappa a GIS di distribuzione di diversi parametri genetici. Vedete che la distribuzione della variabilità genetica non è omogenea. Ci sono zone con una maggiore diversità genetica in rosso, la bassa diversità genetica in rosso qui. Il nord Adriatico è estremamente basso con diversità genetica e zone invece con una maggiore diversità genetica. Questi sono diversi parametri, ma non voglio scendere nel dettaglio, per misurare quello che chiamiamo in senso lato diversità genetica e genotipica, diciamo così. Perché la diversità genetica è importante? Questo è un piccolo esercizio che abbiamo fatto alcuni anni fa, in cui abbiamo cercato di correlare la diversità genetica di una serie di praterie di cui avevamo dati a disposizione all'interno del bacino mediterraneo con quella famosa mappa che vi ho fatto vedere prima di distribuzione dell'impatto. Quello che abbiamo trovato è che c'è una correlazione positiva fra i livelli di diversità genetica e l'impatto. Quindi sembra che a maggiore livello di impatto corrisponde a un maggior livello di diversità delle praterie. Ora, questo che cosa può significare? Può significare che praterie che non hanno una elevata diversità genetica non sono in grado di sopportare alti livelli di impatto, che è quello che potrebbe sembrare chiaro da questa figura qui, in cui vediamo che quando aumenta l'impatto cumulativo e aumenta la diversità genetica abbiamo la presenza di praterie, ma non troviamo praterie, non troviamo Posidonia, lì dove l'impatto è alto e invece la diversità genetica è bassa o media. Quindi è come se in qualche modo questa correlazione tra diversità genetica e impatto ci confermasse il fatto che la diversità genetica ha una sua importanza, così come sappiamo dal punto di vista teorico, e che realmente, diciamo, le praterie che sono più geneticamente diversificate sono più preparate, più in grado di sopportare variazioni ambientali imposte dalle variazioni climatiche e dall'impatto antropico. Qui è ancora, diciamo, per farvi vedere che non solo esiste una struttura di tipo genetico su scala spaziale, che viene confermata da questo grafico, ma che esiste anche una struttura genetica lungo il gradiente batimetrico. Vedete che verde chiaro e verde scuro sono la stessa popolazione in superficie e in profondità, come questi due blu, come questi due rossi, come questi due gialli. Quindi c'è una separazione nord-sud di queste popolazioni, ma c'è anche una separazione superficiale profondo. Quindi esiste una struttura chiara anche lungo il gradiente batimetrico, con le considerazioni che abbiamo fatto in precedenza di adattamento della specie alle proprie condizioni ambientali. E questo era, diciamo, qualcosa che noi avevamo già trovato in precedenza. Questa è la prateria dell'acqua meno, che il professore conosce bene, molto studiata da molti anni dalla stazione zoologica, dal gruppo di Ischia, e vedete che qui in rosso e in blu vi faccio vedere genotipi diversi, gruppi di genotipi diversi che si ritrovano in superficie e in profondità. Quindi anche lungo il gradiente batimetrico c'è una chiara disgiunzione fra superficiali e profondi. Andiamo al punto 2, al secondo tipo di approccio. E questo per farvi, diciamo, con un piccolo schemino, farvi capire come l'effetto dell'ambiente, il segnale ambientale, si riflette sul fenotipo.
attraverso una serie di meccanismi di tipo genetico, epigenetico, trascrizionale, di espressione genica. E quello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni è cercare di investigare questi meccanismi. Vi faccio vedere solamente dei piccoli esempi, stiamo lavorando ora sull'epigenetica, ma non ho portato questo tipo di esempi che siamo ancora agli inizi. Invece abbiamo lavorato molto sull'espressione genica. In che modo è possibile capire attraverso lo studio dell'espressione genica qual è l'effetto dell'ambiente sul fenotipo, sulla pianta stessa? Questo è un esempio, diciamo, che di uno studio fatto alcuni anni fa a Stareso, in Corsica, dove c'è la stazione nella baia di Calvi, una stazione di biologia marina, dove ci siamo ritrovati nell'ambito di un progetto europeo, di una Coast Action, con una serie di colleghi europei, da vari paesi europei, e diciamo, abbiamo fatto uno studio nel quale abbiamo raccolto, campionato Posidonia intervalli regolari durante 24 ore per 3 giorni di seguito, quindi campionando giorno e notte a intervalli regolari, e abbiamo analizzato a diverse profondità, in superficie ed in profondità, 5 a 25 metri di profondità, ed abbiamo analizzato, non so se riuscite a leggere questa immagine qui, abbiamo analizzato tantissimi aspetti diversi. Dalla singola foglia abbiamo estratto DNA, RNA, proteine, pigmenti, quantità di ossigeno, carbonio, per avere proprio un'immagine comparata quanto più possibile esaustiva del comportamento della pianta e poi della prateria. Vi faccio vedere solamente i dati ottenuti dall'analisi del trascrittoma. Si chiama con trascrittoma tutta la serie di geni che in quel momento sono attivi nell'ambito in un organismo. In un organismo a un certo momento fissiamo l'immagine, estraendo l'RNA, vediamo tutti i geni che in quel momento sono attivi, sono trascritti. Questo trascrittoma è stato ottenuto da individui profondi, vedete deep, e individui superficiali. La prima informazione interessante è quella di vedere, qui ci sono due gradienti, c'è vengono presi a profondità diverse e a tempi diversi della giornata. Ci aspetteremmo che gli individui deep alle 12 si collocassero insieme agli individui shallow alle 12, quindi quelli superficiali e quelli profondi, rispondono allo stesso modo durante la stessa ora della giornata. Invece non è così, e questa è una prima indicazione interessante, vedete che indipendentemente dall'orario, in questa organizzazione che vedete sopra il grafico, questi qui, scusate, non vi ho chiarito, questi qui sono tutte le migliaia di geni che sono espressi contemporaneamente in questo momento, alle 12, e vedete che l'espressione genica della prateria profonda alle 12 si raggruppa insieme all'espressione genica della stessa prateria profonda alle 18. Quindi quello che è molto più importante rispetto all'orario della giornata è dove stanno queste piante. Le piante che stanno profonde conservano una caratteristica di espressione genica simile nonostante l'ora della giornata cambi. Quindi questo significa che questa è un'indicazione che c'è un forte adattamento della pianta alle diverse profondità, cosa che ci fa pensare che non solo lungo il gradiente latitudinale le piante sono diverse, ma anche lungo il gradiente batimetrico. E questo lo si vede anche bene, vedete, questa è la luce disponibile alle due profondità, in superficie ed in profondità, e vedete che durante la giornata, allora 6, 9, 12, 15, 18 e via dicendo, l'attivazione dei geni, questi sono tutti i geni, questo è solamente un gruppetto di geni legati alla fotosintesi, l'attivazione dei geni in superficie avviene in modo più precoce rispetto all'attivazione dei geni in profondità, quindi si esprimono in momenti diversi setti di geni dipendendo in questo caso probabilmente dalla disponibilità di luce. Questi sono geni fotosintetici, quindi legati alla quantità e alla disponibilità di luce. Lo stesso tipo di esperimento abbiamo cercato di riportarlo in vasca. Nel senso, lì abbiamo visto in condizioni naturali che succede a una prateria in superficie di profondità in condizioni naturali. Ma che succede quando noi sottoponiamo piante superficiali e piante profonde di Posidonia a uno stesso fattore di impatto in condizioni controllate? Conservano memoria, diciamo così, della loro zona di campionamento o meno? E questo praticamente è chiaramente visibile da questa immagine, dove vediamo che le piante profonde, qui D, quando vengono sottoposte a un aumento di temperatura, vengono esposte per 5 giorni a un'elevata temperatura, come nel grafico qui sotto in vasca, immediatamente abbassano la loro capacità efficienza fotosintetica, quindi immediatamente hanno un fortissimo impatto dovuto all'aumento di temperatura, mentre le piante superficiali no, conservano più o meno inalterata la loro efficienza fotosintetica.
Se vediamo qui, non leggete, non è il caso di leggere tutti i geni, queste sono alcune delle categorie geniche, ma vedete come la risposta delle piante superficiali rispetto alla risposta delle piante profonde è estremamente diversa. Per esempio ci sono molti geni legati alle heat shock proteins, quelle proteine che rispondono alla temperatura, alla fotosintesi, alla respirazione, allo stress ossidativo, alla metilazione. Le piante superficiali attivano una serie di meccanismi, sono in grado di, in modo plastico di rispondere allo stress che noi abbiamo dato, mentre le piante profonde non riescono a fare niente, semplicemente abbassano l'attività fotosintetica e sopportano, diciamo, in modo... non so che... sì, vado veloce. 3 minuti. Allora, è lo stesso tipo di esperimento l'abbiamo fatto per un periodo più lungo sempre raccogliendo a nord e a sud, quindi questa volta lungo un gradiente latitudinale, non un gradiente batimetrico, per alcune settimane di esposizione a un aumento di temperatura. E qua vi voglio far vedere una cosa interessante, che le piante di ambienti caldi, abituate quindi a vivere a maggiore temperatura, quando vengono sottoposte a uno stress termico, in realtà mantengono invariata il rapporto fotosintesi-respirazione, non hanno un grosso danno, diminuiscono un po' la crescita e aumentano lo storage, mentre le piante che vengono da ambienti freddi invece diminuiscono tutti e 3 i parametri, subiscono un forte shock e diminuiscono il rapporto fotosintesi-respirazione, diminuiscono la crescita e sono in grado, non sono in grado più di avere di, diciamo, di storage di materia organica all'interno dei rizomi. Questo non ci interessa per il momento. È un effetto estremamente interessante che per la prima volta abbiamo osservato in condizioni controllate, è che le piante settentrionali, quindi quelle abituate a climi più freddi, queste qui, quando vengono sottoposte a uno stress termico, fioriscono. Questa è la prima volta che è stato detto tante volte che la fioritura di Posidonia poteva essere dovuta a estati, estati particolarmente caldi o inverni particolarmente caldi, comunque a stagioni in cui c'era un aumento della temperatura che induceva la fioritura. Questa è la prima volta in cui si è visto in condizioni sperimentali. Questi qua sono fiori che sono nati solamente nelle piante settentrionali. Quando poi siamo andati a vedere, diciamo così, tralascio questi aspetti, che cosa succede in questi due momenti, quindi quando vengono osservati i fiori, ma anche nei momenti precedenti, attraverso sempre studi di espressione genica, abbiamo visto che in realtà i primi segnali di attivazione della fioritura avvengono già dopo 2 settimane di esposizione ad alta temperatura, quindi un segnale estremamente rapido. Nel momento in cui la posizione percepisce un aumento di uno shock termico, attiva il meccanismo di fioritura, come risposta da stress, diciamo così, alla condizione in cui si ritrova. E questo noi l'abbiamo definito appunto uno stress-induced flowering in Posidonia oceanica. Chiudo con altri 2 rapidissimi esempi, 1 minuto a esempio, in cui vi faccio vedere come, essendo, diciamo, le praterie sottoposte non a uno stress singolo, ma a stress multipli, noi abbiamo cercato di analizzare l'effetto, diciamo, per esempio della diminuzione del pH, dell'aumento di CO2, in una zona di diciamo in cui ci sono affioramenti naturali di CO2, per questo il castello di Ischia, e vediamo come quando non aumentiamo la quantità di nutrienti a pH normale, la produttività delle Sea Grasses la Posidonia ha una normale produttività. Quando aumentiamo i nutrienti invece questa si abbassa, cioè subiscono, diciamo, da una eutrofizzazione simulata un effetto negativo. Quando invece sono in presenza di un aumento di CO2, loro sono in grado di equilibrare la quantità di nutrienti con la CO2 disponibile e quindi, almeno a un livello intermedio di arricchimento di nutrienti, aumentano la propria produttività. E questo attraverso, diciamo, è possibile anche, è chiaro anche a livello genico, attraverso la compensazione del bilancio carbonio-azoto dei geni responsabili di questo bilancio. Con questo, diciamo, possiamo anche superare questo esempio, perché forse andiamo troppo per le lunghe. Arriviamo alle conclusioni. Allora, la conclusione più importante è che la diversità genetica è importante nel rispondere a condizioni ambientali avverse, che le praterie sono adattate localmente alle condizioni ambientali esistenti e che l'ampiezza della risposta e la plasticità della risposta dipendono dalle condizioni ambientali nelle quali le piante si ritrovano, del loro areale di distribuzione, quindi il loro adattamento. Poi altra cosa importante, abbiamo dimostrato che la fioritura è una risposta da stress che permette alle piante di scappare dalle condizioni ambientali avverse,
è cosa su quale non ho avuto il tempo di soffermarmi molto, ma che alcuni geni possono essere utilizzati come early warning indicators, quindi come indicatori di stress precoce nel momento in cui noi facciamo la strategia di monitoraggio lungo la fascia costiera, per vedere se le condizioni ambientali sono tali da portare la posizione in una situazione di, diciamo, vicino a un punto di non ritorno. E con questo chiudo e vi ringrazio, tutti i colleghi. No, mi dispiace che sono venuta qui a portare in cadenza, anche perché l'impressione è che ci sarebbe da discutere molto di più. Molto perché, di più. Cioè, le conclusioni del tuo intervento sono importanti, appunto. Però, ahimè, abbiamo dei tempi. Grazie. Allora, chiamiamo invece il professor Tommasello dell'Università di Palermo sui monumenti naturali superficiali a posidonia oceanica, l'uso di nuove metodologie per lo studio della dinamica, della distribuzione e dinamica. Siamo un po' in ritardo sui tempi, quindi spero di restare nei tempi, se no ahimè risalgo a... Lo dice, io mi interrompo. No, vabbè. Non mi permetterei mai. Ok, mi alzo. Ovviamente ringrazio il l'ISPRA per avermi ospitato in questa importante giornata, che ho notato che è sempre più frequentemente dedicata alle problematiche che ruotano attorno alle praterie di Posidonia. In questo caso oggi pare di aver capito che si celebrerà un po' una delle funzioni più importanti, cioè quella della capacità di sequestrare e conservare al suo interno ingenti quantità di carbonio. Però lasciatemi rivolgere un ringraziamento anche al professor Cinelli, perché ha dato tanto in termini di ricerche metodologiche, anche avanzamento delle conoscenze a livello nazionale, portare alla ribalta Posidonia a livello anche internazionale, e perché ha dato a molti di noi la possibilità di formarsi. Io sono tra coloro che ha avuto la fortuna di partecipare a una delle più importanti campagne di acquisizione dei dati lungo le coste siciliane, che insieme al professor Caldo organizzò, poi pianificò e realizzò di fatto, e che segnarono poi la nostra vita dal punto di vista professionale. Quindi, insomma, pubblicamente io sento la necessità di doverla ringraziare. Però sapevo anche che alcuni relatori avrebbero preceduto il mio intervento, e quindi avrebbero un po' saturato alcuni degli argomenti che di solito si affrontano quando si descrivono questi sistemi. E quindi mi sono preparato, insomma, ho trovato il modo di dribblare per approdare a nuove questioni che ruotano attorno a questo sistema, e vi parlerò di alcuni esempi particolarissimi di praterie di Posidonia che prendono il nome di monumenti naturali. Sono sistemi molto superficiali e vanno studiati in un modo molto particolare, proprio perché particolari sono loro la loro struttura, attraverso nuove metodologie che negli ultimi anni stanno notevolmente proliferando e approdando l'ambiente marino, e che derivano un po' da applicazioni e sperimentazioni fatte in ambiente terrestre. Brevemente io riassumerò così alcune delle principali funzioni che Posidonia esplica all'interno della fascia costiera. Sono sistemi altamente produttivi, abbiamo visto che i livelli di produzione primaria possono raggiungere, quindi ossigenano le acque, sostengono una molto ricca e diversificata comunità sia animale che vegetale, poi rappresenta il punto di partenza del trasferimento di energia attraverso le reti trofiche, e costituiscono appunto il focus di questo incontro importanti riserve di carbonio sia a breve ma anche a lungo termine. E poi, diciamo, su questi due aspetti mi concentrerò un po' di più. Sono in grado di modificare gli habitat in cui riescono a impiantarsi, a svilupparsi, attraverso l'attivazione del moto ondoso, aumentando la trasparenza delle acque, modellando addirittura i fondali e proteggendo dall'erosione costiera, proteggendo dall'erosione appunto l'azione del mare. In che modo alterano la velocità della corrente? Semplicemente per attrito meccanico che l'acqua incontra nell'attraversare la canopa fogliare. Nelle foglie di Posidonia la velocità dell'acqua si riduce di tantissime volte, fino a 10 secondo alcuni modelli che descrivono questo processo. E se voi fate caso, appunto, con la capacità che le foglie hanno di assorbire questa massa,
d'acqua che si muove in una direzione, in questo caso unidirezionale, siamo in uscita di una corrente all'interno di una laguna, si flettono, hanno questa possibilità e al tempo stesso diciamo determinano dei microgradienti idraulici con alta velocità sulla canopi fogliare e bassa velocità. Questa microgradiente offre la possibilità a specie che altrimenti non potrebbero vivere in queste condizioni, tipo questa piccola fanerogama qui, non so se la vedete, non sono molte le fanerogame marine del mondo, ha circa 60 specie, sono riuscita a colonizzare l'ambiente marino a fronte di centinaia di migliaia di specie nell'ambiente terrestre, eppure in Mediterraneo ce ne sono solo 4 autoctone, e una di queste riesce a vivere solo se può beneficiare della protezione dal punto di vista idrodinamico, in questo caso Zostera Nostra, offerta da Posidonia. Quindi da questo punto di vista è in grado di trasformare l'habitat, no? Rendendolo diverso rispetto al momento in cui riesce a colonizzare questi ambienti. Posidonia è in grado di modificare le batterie dei fondali, accumulando nel contempo grandi quantità di carbonio. In che modo? Beh, insomma, Posidonia è, diciamo, il massimo esempio di sequestramento di carbonio presente oggi a livello di fanerogama marina a livello globale, perché è l'unica fanerogama marina a edificare questa struttura di natura biogenica che prende il nome appunto di MAT. L'abbiamo sentita più volte menzionare, è stata anche oggetto di molte attenzioni nella mappatura delle praterie, perché è una struttura estremamente importante, tutta costruita dal processo di accrescimento di Posidonia, in questo caso verticale, ha sviluppato la capacità di svilupparsi e colonizzare lo spazio sia in senso orizzontale ma anche verticale. Le piante non riescono a muoversi, non riescono a spostarsi come gli animali, devono quindi procacciarsi il nutrimento e cercare la fonte luminosa muovendosi attraverso i processi di crescita. Sono molto lenti, in questo caso verso l'alto, e quando del sedimento che giunge all'interno della prateria viene intrappolato dalle foglie, si accumula, e questo processo garantisce il sostegno per questi piccoli fusticini che prendono il nome di rizoma, e tutta la struttura si eleva verso la superficie. Quindi abbiamo mostrato fogliare superficiale di sopra di questa struttura, e sotto questo intreccio molto molto compatto fatto di tessuti morti, quindi che contengono del carbonio, e vari tipi di substrati, volgarmente dette sabbie, insomma. E questa formazione può raggiungere anche altezze considerevoli, qui sono state rilevate misure di 5 metri, pensate, nelle coste spagnole. Tutta questa roba qui non è altro che il risultato di questo lentissimo processo di accrescimento verticale, al di sopra del quale, si vede poco ma sono pur presenti, esiste la parte vivente, quindi le piante non fanno altro che negli anni crescere sulle piante che muoiono e vanno morendo, e determinando questa pluristratificazione molto ricca di carbonio, ma ricca quanto? In ambito scientifico diciamo che tutti si esercitano nelle comparazioni, ecco, comparare chi ha maggiore capacità, chi ha minore capacità di sequestrare carbonio. E qua è stata fatta un'analisi di quelli che sono considerati i principali sink di carbonio a livello di biosfera. Vedete, la parte prevalente di questa capacità è praticamente esplicata dagli ambienti molto umidi, addirittura acquatici. E questo è un po' in conflitto con quello che è l'immaginario collettivo, invece che attribuisce alle foreste boreali, alle foreste tropicali, la maggiore capacità. Però, vedete, le fanerogame marine, cioè quelle 60 specie di cui parlavo, mediamente, diciamo, siamo in valori piuttosto bassi rispetto invece ai mangrovieti o alle paludi salmastre, piuttosto che alle torbiere. Vedete che in tutti e quattro i casi, i mangrovieti, la componente vivente, cioè il carbonio contenuto nella massa vivente, è una infinitesima parte del resto. Cosa succede quando invece andiamo a analizzare quello che Posidonia è in grado di sequestrare? Vedete, ecco, raggiungiamo valori veramente molto alti. Insomma, Posidonia ha il primato della capacità di sequestrare CO2, quindi sottrarre all'atmosfera, contrastando gli effetti dei cambiamenti climatici legati essenzialmente all'aumento di temperatura e acidificazione delle acque. Questa capacità che Posidonia ha si traduce poi in una profonda modificazione degli habitat, a tal punto che qui in scuro, vedete, Posidonia riesce ad accrescersi verticalmente una volta che ha colonizzato lo spazio disponibile e riesce a raggiungere la superficie. Quindi inizialmente Posidonia stava magari a 4-5 metri di profondità, dopo migliaia di anni è riuscita a raggiungere la superficie
e questo è il modello un po' che descrive un processo di evoluzione della costa che porta alla formazione di vere e proprie barriere viventi, costituite dai cosiddetti resif barriere, non sono altro che formazioni biogeniche la cui sommità è rappresentata proprio da queste bande più o meno articolate, costituite proprio da piante di posidonia, foglie di posidonia affioranti, che hanno a questo punto esprimono tutta la loro capacità di trasformazione dell'habitat nel momento in cui dissipano l'energia delle onde che altrimenti andrebbero a frangersi direttamente alla costa. Nella parte retrostante, vedete, l'acqua è assolutamente calma, cambia tutto, qui cambia la temperatura, cambiano le escursioni termiche giorno-notte, estate-inverno, e Posidonia è in grado di trasformare talmente intensamente la, diciamo, l'habitat in cui vive, attraverso appunto lo sborsamento esercitato onda dopo onda dalla canopi fogliare, un habitat che non è più ospitale per se stessa, quindi distrugge se stessa in qualche maniera, ma genera nuovi habitat in cui nuove specie possono insediarsi, contribuendo a un aumento della biodiversità. Vedete, di fatto è una vera e propria barriera che si interpone fra un tratto interno, quindi la laguna, e un tratto esterno costituito dalla prateria che è esposta al mare aperto. Di solito queste strutture non sono molto comuni lungo le coste del Mediterraneo. I primi a osservarle, diciamo, in maniera massiccia furono il professore Calvo e la professoressa Restano, che negli anni 80 osservarono una estesissima formazione resifale affiorante in una laguna costiera lungo le coste della Sicilia occidentale, dove notarono che associate a queste formazioni resifali vi erano anche delle strutture molto particolari, praticamente fino a quel momento mai viste prima, cioè delle strutture a forma di atollo che fotografavano, e questa è una foto d'epoca che sono riuscito a recuperare, guardate quale geometria regolare queste strutture assumono, e diciamo quasi contemporaneamente formazioni simili erano state ritrovate nelle coste del Nord Africa intorno alle isole Perkenna, dove alcuni geologi fecero delle foto e notarono effettivamente che c'era qualcosa di anomalo che emergeva sulla superficie. Tutte queste linee sono di fatto foglie di posidonia affioranti, viventi. E sono state formulate alcune ipotesi in seno all'evoluzione possibile di queste strutture. Vedete, diciamo, con l'avanzare degli anni queste strutture procedono con un accrescimento centrifugo che via via si espande sempre di più fino a frammentarsi, e da cui possono emergere nuove micro atolli che poi avranno il loro destino finale se le condizioni evidentemente lo consentono. Abbiamo anche osservato con l'amico Gabriele Procaccini che di fatto queste strutture sono il risultato di un nucleo che non è inizialmente uniclonale, cioè non è solo una pianta che dà luogo alla formazione di queste strutture, ma più piante, più semi convergono per regioni, diciamo, per cause idrodinamiche nello stesso punto, e quindi c'è un'alta variabilità genetica di queste strutture. Vedete, qui è la modalità con cui Posidonia espande questi atolli verso l'esterno con questa crescita orizzontale, verso l'interno invece muoiono perché le condizioni all'interno evidentemente sono proibitive e succedono nuove specie, nuove fare locali marine. Va detto comunque che sono delle strutture non necessariamente una prerogativa di Posidonia, altre forme d'atollo sono state osservate lungo le coste australiane, dove tra l'altro il professor Cinelli è andato, ha avuto la fortuna di andare nel 2001 insieme al professor Calvo, piuttosto che alle isole Mauritius con altri generi, ma sempre fra le marine, dove queste formazioni si ritrovano. Quindi è una figura geometrica ricorrente all'interno delle praterie a fare le marine, inclusa Posidonia, ma non solo. Beh, è chiaro che rispetto a questa rarità e anche particolarità di queste formazioni, chi le osservò per la prima volta le definì dei monumenti naturali, perché sono molto rari, sono estremamente importanti per tutto quello che rappresentano dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista funzionale, e come tali quindi a questo punto vanno considerati. E sono state fatte tutta una serie di analisi, studi basati su analisi molecolari o cartografie ottenute attraverso vari sistemi che hanno evidenziato che si tratta di strutture in regressione, cioè stanno scomparendo. Perché stanno scomparendo? Probabilmente a causa dei cambiamenti climatici, perché il cambiamento climatico di fatto
non è altro che una variazione in una direzione di qualcosa che prima era più stazionaria. In questo caso la temperatura è, diciamo, quella maggiormente sospettata nel determinare la regressione di queste strutture. Voi dovete immaginare che una specie, quando si trova, e questo è il caso, in condizioni ai limiti della propria tolleranza, poco fa ne parlava Gabriele Procaccini, evidentemente piccole variazioni determinano grandi variazioni nella risposta di questi organismi. Quindi se aumento di pochissimo la temperatura media superficiale del Mediterraneo, mi aspetto grandi variazioni di sistemi che già di per sé sono in stato di sofferenza naturale. Beh, allora ci sono tutta una serie di minacce che incombono su queste formazioni, a cominciare dall'aumento di temperatura, come diciamo, ma anche all'erosione causata dalle mareggiate. È chiaro che l'impatto delle onde su strutture superficiali, che sono una sorta di avamposto costiero di difesa dei litorali, esercitano grandi effetti. Questi sono blocchi di mat staccati a seguito delle mareggiate che vengono poi proiettate sulla costa e si accumulano e sono destinate a trasformarsi non più, a non essere più carbon sink, ma diventano carbon source, cioè da questo momento in poi iniziano, vengono spinti i processi di ossidazione e quindi la CO2 che era stata incorporata comincia ad essere rilasciata nuovamente in atmosfera. È chiaro che di fronte a scenari di questo tipo bisognerà implementare enormemente le tecniche di monitoraggio di questi sistemi. Vi faccio vedere alcuni esempi di quelli che sono stati gli avanzamenti, i progressi nell'ambito del telerilevamento in ambito superficiale costiero. Questo era quello che si vedeva prima da un'immagine a un chilometro, nulla praticamente. Via via questa risoluzione è andata aumentando in termini di pixel, di dimensione di pixel, fino a 250 metri, si comincia a intravedere qualcosa, e questo è come se zoomassimo qui, e a un certo punto, questa è quella che comunemente noi utilizziamo per capire cosa c'è sulla costa, la risoluzione ottenuta attuale, la Google Earth, ma è avvenuta negli ultimi anni una grande rivoluzione metodologica basata sull'uso di droni, cioè a questo punto cambia completamente radicalmente la visione, mentre prima il satellite aveva il sensore posto alla stessa altezza che migliorava la propria performance, i droni invece muovono i loro sensori, che hanno, diciamo, una loro performance intrinseca, avvicinandosi in maniera praticamente assolutamente gestibile, fino a cogliere aspetti che prima era inimmaginabile analizzare, cioè addirittura le singole strutture fogliari. Beh, allora, da questo punto di vista, visto che in Sicilia esistono queste formazioni, non si può fare altro che approfittare di questa possibilità per implementare come una sorta di laboratorio naturale quali sono le possibili, diciamo, sviluppi che si possono ottenere da queste cose. Abbiamo selezionato, ve li presento velocemente, 4 reef dai nomi piuttosto strani, perché in Sicilia, insomma, c'è questa consuetudine di attribuire dei nomi che hanno tra l'altro un loro significato. Capofreto, lungo, pensate, 3 chilometri di costa protetta dai reef, poi Scala dei Turchi, vedete tutte le strutture affioranti, ancora Shack, ed infine l'ultimo reef rimasto miracolosamente intatto lungo le coste tirreniche, anche se a dispetto, diciamo, di una certa attività di urbanizzazione costiera. Abbiamo utilizzato un drone, diciamo, di facile utilizzo, abbiamo programmato i nostri voli e abbiamo poi georeferenziato le immagini con dei GPS ad alta risoluzione, utilizzando dei target che poi riconosciamo esattamente quando vediamo le immagini, tante immagini che vengono unite fra loro a posteriori. E queste sono le rappresentazioni che vengono realizzate, nelle quali evidentemente non ci si limita soltanto a dire se c'è Posidone oppure no, ma addirittura ad individuare le forme d'atollo, molto più evidenti e più frequenti di quanto non si pensasse prima. Praticamente in ogni reef ci sono gli atolli, o con le loro, diciamo, dinamiche stagionali, piuttosto che la prateria cosiddetta tigrata, cioè una struttura molto frammentata su bande longitudinali parallele. E quali sono, stiamo lavorando nel capire quali sono i periodi migliori per fare questo tipo di acquisizione, il progetto è in corso, vedete, questo è un rilevo fatto a dicembre, quest'altro a luglio, lo scenario è completamente differente, stesse piante ma colori differenti. E se andiamo a fare una circoscrizione di una patch di Posidonia, che abbiamo rilevato a luglio, la confrontiamo col periodo di dicembre e ci rendiamo subito conto che le coperture cambiano radicalmente. Quindi in realtà non è cambiato nulla, ma è cambiato soltanto che cosa? La dimensione delle foglie. E se avessimo fatto una cartografia, diciamo, utilizzando un periodo che è quello estivo, allora non ha senso poi compararlo con cartografie fatte in altri periodi, perché tutto quello che notiamo in termini di differenza è semplicemente legato al fatto che le foglie aumentano o diminuiscono la propria lunghezza sulla base del stimoli stagionali che ricevono. E non hanno niente a che fare queste, diciamo, queste modificazioni con regressione
praterie. Beh, su questo non mi soffermo ulteriormente. Un'altra applicazione delle immagini, molto velocemente vi voglio presentare, ottenuta da immagini da drone, è quella della valutazione e caratterizzazione delle banchette. Banchette, voi sapete che sono delle strutture che si originano per distacco delle foglie morte di posidonia che veicolate dalle correnti giungono sulle coste e possono accumularsi. E quando lo fanno in queste modalità è chiaro che non si può altro che pensare a dei monumenti naturali, perché di fatto assumono le sembianze di piccoli promontori, golfi, e in taluni casi sono il punto di partenza di successioni ecologiche di specie che vivono, vedete qua in basso, lungo i litorali, e possono raggiungere delle dimensioni veramente considerevoli. Questa, credetemi, non è roccia, ma sono foglie compattate e stratificate l'une sulle altre. In questo caso vedete 4 metri di altezza, pensate quanto carbonio è contenuto all'interno. Sono delle strutture estremamente belle anche dal punto di vista paesaggistico, e vedete qui come esplicano quell'altro ruolo estremamente importante, che è quello della protezione delle coste dall'erosione. Qui un masso non è riuscito a arrivare sulla costa perché è stato fermato prima durante la mareggiata, proprio dalla massa che hanno incontrato, che è fatta esclusivamente di foglie. Beh, su questo aspetto del monumento naturale è chiaro che ci vorrà molto tempo affinché, diciamo, l'opinione pubblica possa recepire l'importanza di queste strutture, nonostante gli sforzi che la stessa ISPRA sta conducendo per cercare di farle conoscere al mondo. Evidentemente ancora però c'è di fatto una censura su quella che è la dinamica di queste strutture, perché non hanno il tempo di formarsi, che vengono sempre rimosse perché vengono viste, vengono avversate per tutta una serie di ragioni di carattere fondamentalmente culturale. Abbiamo quindi cambiato approccio utilizzando un approccio di tipo stereofotogrammetrico, che non fa altro che surrogare la capacità tipica di tutti gli organismi viventi, cioè quella di guardare l'oggetto da due angolazioni differenti in modo da percepire la profondità. Con tutta una serie di elaborazioni più o meno complesse si giunge ad una ricostruzione tridimensionale di queste formazioni, che viene validata con misurazione in sito. Vedete come la corrispondenza è molto molto simile, tale da consentirci di acquisire dei dati che possono essere trasformati in, diciamo, in mappe tridimensionali. Quindi non è più una mappa semplicemente che ci dà le coordinate x e y, ma ci dà anche la z, quindi l'altezza. Se abbiamo le tre dimensioni possiamo calcolare i volumi. Calcolare i volumi significa fare dei raffronti su quello che succede in talune formazioni molto molto vaste ed estese, come quelle che abbiamo riscontrato in prossimità delle coste trapanesi. Vedete, nel 2018 un'estensione notevole, confrontata invece con l'inverno, grande variabilità, ma questo ce l'aspettavamo, sappiamo che gli studi fatti in Sardegna si era evidenziato proprio questa dinamicità estremamente spinta. Ciò che non ci aspettavamo invece era l'entità di questa variazione, vedete, un fronte di banchette largo 65 metri, a nostra saputa non ci sono dati di questo tipo, non esistono diciamo formazioni così mostruose, così enormi, se poi consideriamo il fatto che tutto quello che era successo dal punto di vista delle condizioni meteorarine tra praticamente in 3 mesi, 4 mesi di tempo aveva portato via tutto quanto. Questo tipo di applicazioni poi ci riporta alla possibilità di calcolare i volumi o per metro lineare o per ogni 100 metri, qui vedete circa 4.500 volumi che, considerata l'estensione di quella spiaggia, corrispondono a quasi 20.000 metri cubi di volume totale. Conosciuta la rapporto superficie-volume, perché l'abbiamo misurato, a questo punto si può ricostruire quello che è stato l'andamento della variazione della banchetta negli anni pregressi, magari andando a cercare laddove è possibile immagini da Google Earth. Vedete cosa è venuto fuori? Che nel 2005 il fronte ha raggiunto 110 metri di ampiezza, che è comparato con i 65 metri, è circa il doppio. Se tanto mi dà tanto, allora nel maggio del 2005 in quella spiaggia si sono accumulati quasi 4.000 metri cubi di foglie, e ovviamente il volume è stato calcolato, bisogna capire ora cosa c'è sotto. Stiamo facendo tutta una serie di campionamenti a vari livelli, perché sospettiamo che la densità, quindi la quantità di carbonio contenuta negli stati più bassi, sia maggiore per una questione di peso e di schiacciamento, e da questo verranno fuori ulteriori stime. Conclusione, sono sicuramente andato fuori tempo, per cui concludo dicendo che questa è la nuova frontiera con cui dovranno essere, a mio avviso, fatte le mappature di questi sistemi superficiali, anche alla luce di quello che ha voluto sottolineare il professor Cinelli, cioè le mappe vanno aggiornate con il meglio che la tecnologia può offrire,
anche dal punto di vista della stabilità, della, diciamo, del rapido impiego di queste strutture, di questi device, di questi apparati che ci consentono veramente di svincolarci dai passaggi degli satellite, programmare autonomamente nel miglior modo possibile, anche in considerazione del fatto che le condizioni meteo marine non sono sempre ideali per fare l'acquisizione e l'allenamento di immagini, diciamo, dall'alto, per questioni di torbidità o anche di scabrezza della superficie del mare. È chiaro che tutto questo lo stiamo facendo all'interno di un progetto che è partito da un anno e mezzo e che fra un anno si completerà, quindi i risultati sono in parte pubblicati, in parte no. Questo è lo staff che sta lavorando, costituito da membri dell'Università di Palermo e dell'Università di Malta, perché questo è un Interreg Italia-Malta, e io vi ringrazio per l'attenzione. Sono mortificato di dover dare fretta a questi interventi perché sono interessantissimi. Tra l'altro stiamo entrando, diciamo, anche nel nostro progetto, perché la gran parte di queste tecniche le faremo anche noi, per cui poi, ecco, i colleghi ci racconteranno che cosa stiamo per fare. Io adesso ho il dovere di mandarvi in pausa, ma non vi posso dare mezz'ora come è scritto sul programma, perché non siamo in ritardissimo. E quindi vi prego di ritornare. Allora, adesso cominciamo a entrare come interventi proprio nelle vere azioni del progetto. Il prossimo intervento è a cura di Francesco Rende, ISPRA, e Simona Buonamano dell'Università della Tuscia. Io volevo proprio rubare 3 secondi per anche presentare la squadra dell'ISPRA che si occupa di questo progetto, che è appunto Francesco Rende, Marina Pulcini, Alfonso Scarpato, che è in sala, Saverio Devoti, che non so... c'è in fondo, e poi Luca Parlagreco, che purtroppo oggi non è potuto intervenire. Siamo, a parte anche poi, abbiamo il supporto dell'ufficio stampa, l'ufficio eventi, ufficio comunicazione, ufficio web dell'istituto, che veramente è da ringraziare anche per la buona riuscita dell'evento di oggi. Allora, passo quindi la parola a Francesco Rende e Simone Buonamano, la stima del carbonio dei posidonieti, chiedendovi di rimanere nella mezz'ora, per cortesia. Allora, diciamo che gran parte dei concetti di base sono stati espressi dai relatori, quindi è ben chiaro perché si parla di magazzini di carbonio e perché la Posidonia è un magazzino di carbonio. Sostanzialmente, in breve, salto alcune diapositive che sono appunto già state riprese dai colleghi in precedenza, parlando appunto di un aspetto importante, cioè la Posidonia accumula carbonio mediante un processo di fotosintesi, che poi diventa appunto carbonio organico nella strutturazione della biomassa. Biomassa che diventa deposito di carbonio permanente o temporaneo. Quando parliamo appunto di deposito di carbonio permanente, parliamo appunto di MAT, e quindi una struttura, è stata appunto descritta dal professor Cinelli, dal professor Tomasello, una struttura biogenica di dimensioni molto molto elevate, con capacità di compattezza e resistenza notevole, e quindi di persistenza. Quindi diciamo, i processi ossidativi sono lenti, e quindi è un deposito di carbonio. Per quanto riguarda invece la struttura fogliare, che è un aspetto importante poi nelle praterie, che poi è alla base della produzione del carbonio, non è un sistema permanente, ma temporaneo. Temporaneo nella misura in cui si trasforma in residuo spiaggiato, banchette, appunto gli accumuli di foglie sulle spiagge, oppure come detrito fogliare, che rimane sul fondo, che attraverso il processo di decomposizione vanno appunto ad alimentare il carbon sink nel sedimento, che appunto rappresenta in assoluto il serbatoio più grande di carbonio, anche in termini di permanenza. Un aspetto importante, ecco, delle praterie è la loro ciclicità. Le praterie di posizione oceanica hanno la ciclicità dei loro processi. Sono ciclicità di crescita,
sia sul gradiente batimetrico, ma soprattutto sul gradiente temporale. Questo dovuto appunto all'irradianza, alla luce, che è il fattore essenziale, primario, per diciamo, il processo di fotosintesi. Vi riporto appunto un grafico che rappresenta quello che sono gli andamenti di produzione di biomassa di un singolo fascio, perché il singolo fascio è l'unità centrale che opera in termini di acquisizione di CO2 nell'arco della giornata. E ovviamente la produzione di carbonio e la produzione di biomassa sono in stretta relazione con l'andamento diciamo, dell'irradianza e quindi della ciclicità delle stagioni, con il picco massimo che si osserva appunto nel periodo compreso tra marzo e maggio, in termini sia di produzione di biomassa che di assorbimento di CO2 e quindi di produzione di carbonio. Uno degli aspetti importanti e che non bisogna diciamo, sottovalutare è che il degrado delle praterie di posizione oceanica e soprattutto la perdita della capacità fotosintetica può interrompere questo processo di assorbimento di carbonio. Quindi nel momento in cui termina questa attività di fotosintesi ad opera dei fattori di impatto sulle praterie, diminuisce l'assorbimento della CO2, quindi si ferma, e aumenta invece, si attiva la emissione di CO2 dai depositi. Quindi nell'ambito del progetto SeaForest noi abbiamo il compito di aggiornare le cartografie delle praterie di posizione oceanica nelle aree di interesse del progetto. A riguardo abbiamo scelto l'approccio satellitare perché è considerato non distruttivo, soprattutto evitando l'uso di imbarcazioni e limitando quindi l'emissione di CO2. I siti di interesse sono appunto i tre parchi nazionali che sono stati già citati. E nell'ambito della scelta delle immagini satellitari ci siamo avvalsi del Planetary Data Access, che sarebbe un provider dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che mette a disposizione gratuitamente ad enti pubblici immagini satellitari ad alta risoluzione, nell'ordine di 2 metri di accuratezza. Abbiamo scelto come immagine target per poter aggiornare le mappature delle aree di interesse il satellite Pleiad, un satellite ad alta risoluzione composto da 5 bande, e gli dà una risoluzione di pixel a 2 metri. Ovviamente è un'immagine che permette di discriminare perfettamente le forme di fondo, la distribuzione delle praterie e anche le tipologie di praterie, che siano mat o su sabbia o su roccia. Ci siamo avvalsi invece delle immagini della rete Copernicus, della costellazione Copernicus, il Sentinel-2, è un satellite a media risoluzione, con una risoluzione del pixel a 10 metri, per mappare, censire i natanti da diporto nelle aree di interesse. Questa è appunto la rappresentazione, ovviamente, rispetto all'immagine precedente, una risoluzione, inferiore rispetto al Pleiad. Quindi ad oggi abbiamo in corso l'aggiornamento delle mappature nelle aree di interesse del progetto mediante, l'ausilio delle immagini satellitari. Per quanto riguarda i calcoli ad oggi effettuati sui dati disponibili, abbiamo stimato quelle che sono le estensioni di blue carbon, di habitat blue carbon nei parchi nazionali. Ovviamente il parco della Maddalena, avendo una superficie maggiore, presenta circa il 36,9% di habitat a blue carbon. Vi riporto l'esempio di come viene trattata un'immagine satellitare per poi essere adoperata ai fini di una mappatura delle praterie di posizione oceanica. In pratica l'immagine viene corretta con un algoritmo di correzione della colonna d'acqua, il quale permette di aumentare l'intelligibilità del fondo e quindi di poter vedere soprattutto le praterie più profonde. Attraverso algoritmi di segmentazione di machine learning è possibile poi rimappare le praterie e ridefinire le coperture.
Questa appunto è l'immagine della mappatura aggiornata dell'interesse del parco, dell'interesse della presente, diciamo, a ridosso del vicino al Parco Nazionale della Sinara, che sarebbe la zona di protezione speciale di Isola Piana. Lo stesso approccio è stato adoperato per aggiornare, diciamo, la mappatura nell'area ricadente all'interno del parco della Sinara. In questo caso ci siamo avvalsi anche del dato batimorfologico. È stata appunto eseguita una correzione della colonna d'acqua sull'immagine satellitare, quindi aumentata l'intelligibilità, effettuata la segmentazione e quindi ecco la nuova mappatura, diciamo, relativa al 2018. E l'aggiornamento è su una scala di 20 anni, perché la base di partenza è appunto la mappatura finanziata dal Ministero dell'Ambiente ed eseguita nel 1999. Riportiamo qui un esempio del dato, diciamo, di differenza in termini di copertura che abbiamo misurato tra il 1999 e il 2019, che è di una differenza di circa 7 ettari di praterie in meno nel sito di interesse di Isola Piana. Parallelamente abbiamo avviato uno studio, diciamo, di monitoraggio, di censimento degli ancoraggi ad opera delle imbarcazioni di porto. Questa è un'immagine appunto della Maddalena, molto rappresentativa di quello che è l'intensità del fenomeno. Ovviamente è un'immagine temporale, una fotografia. Se consideriamo che temporalmente la stagione, diciamo, della nautica di porto è distribuita su più mesi, possiamo, diciamo, derivare quello che potrebbe essere il possibile impatto a livello di praterie. L'impatto è in relazione soprattutto a tipo di ancora e alle dimensioni dell'imbarcazione. Maggiore la dimensione dell'imbarcazione, maggiore è l'ipotetico danno che potrebbe arrecarsi sulle praterie. Questa è un'immagine, diciamo, Sentinel-2, è una banda dell'infrarosso che permette, diciamo, di evidenziare la riflettività delle imbarcazioni, quindi di poter censire i natanti. I natanti sarebbero, diciamo, queste piccole macchioline che si vedono distribuite, diciamo, nella zona di Porto della Madonna, della Maddalena. I danni che si possono recare, diciamo, sono molteplici, soprattutto in termini di abrasione, di frammentazione e di, diciamo, rottura della compattezza della mat. Ovviamente questo indebolimento non fa che aumentare, diciamo, l'emissione del carbonio e quindi, diciamo, la perdita della funzione di storage. Quindi ad oggi abbiamo messo a punto una tecnica mediante remote sensing per poter mappare le aree, diciamo, a maggior frequentazione con imbarcazioni da diporto e, diciamo, valutare il relativo danno o relativo in impatto. Vi riporto appunto una sequenza temporale in time-lapse, sempre nell'area di interesse della zona di protezione speciale di Isola Piana, nel quale è possibile vedere su quattro scene temporali come varia la frequentazione delle imbarcazioni tra il, diciamo, 16 luglio del 2019, 26 agosto, 10 agosto, ovviamente, e 15 agosto. Ovviamente e sono sempre fotografie temporali e quindi non tengono comunque conto di quello che avviene nell'arco della giornata, dove chiaramente vi è una variazione relativa alla frequentazione delle imbarcazioni e quindi relativa all'ancoraggio. Questo è nell'insieme il dato cumulativo di quello che può accadere in quattro scene temporali relative all'ancoraggio su Posidonia. Per fortuna, diciamo, questo dato evidenzia che gran parte, diciamo, dell'ancoraggio avviene su substrato sabbioso, ma che comunque una parte considerevole e comunque non trascurabile degli ancoraggi viene anche effettuata sull'habitat carbon sink, cioè a Posidonia oceanica. Ovviamente il degrado sarà uno dei nostri obiettivi di misura che effettueremo con una serie di tecniche che vi evidenzierò nelle diapositive successive. La situazione cambia invece a livello
dell'area della Sinara, perché essendo area marina protetta è vigente comunque un regolamento, la frequentazione delle imbarcazioni sulle stesse, diciamo, sulle stesse scene temporali è comunque nettamente inferiore. Voi la distanza forse comunque vi è una minore frequentazione dal punto di vista del diportismo. E soprattutto è molto concentrata, ma con numeri comunque relativamente molto bassi, nella zona di Cala Reale, che è questa qui che vedete. 15 agosto, e questa, diciamo, è quella che è la frequentazione globale complessiva sulle quattro scene temporali del Sentinel 2. Ecco la mappa cumulativa che noi comunque adopereremo per implementare poi il calcolo sul modello INVEST, che poi vi verrà spiegato nel dettaglio dal collega. Vi porto, così a titolo di esempio, ma cercando anche di scorrere, visto che il tempo è breve, quello che è lo scenario invece a livello della Maddalena, che è sicuramente quello più impressionante in termini di frequentazione di imbarcazioni, e quello che può essere poi il danno a carico delle praterie di posizione oceanica. Vi riporto l'esempio del 10 agosto, ovviamente la zona maggiormente frequentata e impattata è il porto della Madonna. Per quanto riguarda invece il Parco Nazionale del Cilento, nell'area marina protetta di Castellabate, Santa Maria di Castellabate, abbiamo comunque una problematica analoga, con un accentramento del diportismo, quindi di relativi ancoraggi, soprattutto su Punta Licosa. La problematica resta, diciamo, anche preoccupante per l'area marina protetta, diciamo, appunto degli infreschi Massetta, dove comunque la frequentazione è notevole, soprattutto nelle aree molto più confinate, nelle calette. Quindi ad oggi, diciamo, l'attività che abbiamo svolto è quella di aggiornare le cartografie mediante tecniche immagini satellitari e predisporre il layout per il modello INVEST, modello appunto di calcolo del blue carbon, dei tassi di accumulo del blue carbon su dati cartografici, mediante i layer cartografici. Per quanto riguarda il piano di campionamento, invece, quello che servirà per valutare lo stato di degrado delle praterie di posizione oceanica, nelle aree di interesse, abbiamo adottato praticamente un approccio multispaziale, multiscala. Un approccio multiscala integrando, diciamo, i vari livelli di sorgente. Ovviamente le metodologie sono in parte, diciamo, mutuate anche dal Global Seagrass Retention Method, e l'obiettivo è di produrre, diciamo, nuovi approcci da poter inserire, diciamo, nel Coastal Blue Carbon Initiative, diciamo, questo gruppo che sta definendo quelli che sono i nuovi approcci ai fini, diciamo, metodologici per la problematica blue carbon su mangrovie, fanerogame marine, diciamo, ed ambienti umidi. Ad oggi abbiamo definito quelle che sono le aree target, diciamo, per i rilievi blue carbon nei tre parchi nazionali, diciamo, di interesse per il progetto, e verremo, diciamo, supportati per le attività di prospezione, sarà, diciamo, abbiamo preferito, diciamo, la prospezione geofisica, quindi la prospezione acustica come strumento di indagine, poiché non distruttivo, quindi verremo supportati da due spin-off universitari. Il Biosurvey, uno spin-off dell'Università di Palermo, e il 3D Research, uno spin-off dell'Università della Calabria. Diciamo, il primo strumento che adopereremo è un veicolo autonomo di superficie a emissioni zero, DEBS, dotato di sensori acustici biosonici, diciamo di bioacustica, quale appunto l'MX Aquatic Habitat Sounder, che è un single beam, un ecoscandaglio specifico per fanerogame marine. È un size scan con modulo 3D, perché l'approccio è di tipo vertical mapping, di lavorare molto sulle volumetrie, diciamo, del carbon sink, dell'habitat blue carbon.
È previsto anche l'impiego di un veicolo al traino con un controllo remoto per un'applicazione fotogrammetrica, diciamo una sperimentazione ISPRA sviluppata nei precedenti progetti, per i quali è possibile generare dei modelli 3D fotogrammetrici del fondale. Un esempio di applicazione è appunto generare dei modelli 3D dell'habitat blue carbon, discriminare le volumetrie del comparto epigeo, e quindi della parte di sovraelevazione, del comparto fogliare, di zoma delle praterie, e computare la mat morta rispetto alla posizione viva e valutare lo stato di degrado dell'habitat 1120, quindi dell'habitat carbon sink, dell'habitat blue carbon posizione oceanica mediante l'applicazione dell'indice di conservazione di Moreno, che in base al rapporto tra posizione viva e mat morta permette appunto di definire lo stato di conservazione delle praterie. Parallelamente è in corso di sviluppo un protocollo fotogrammetrico per la valutazione volumetrica, della densità volumetrica della canopy fogliare, mediante appunto dato fotogrammetrico. La densità volumetrica verrà appunto correlata alla biomassa della prateria e quindi da poter poi convertire in carbonio o in CO2 equivalente. L'altro approccio è l'acustico single beam, quindi una prospezione con un ecoscandaglio a singolo fascio. E in questo caso noi abbiamo acquisito il Biosonics, perché è appunto tarato per fare le due marine, al fine di valutare l'altezza della canopy. Esistono già dei casi applicativi a riguardo, il caso di un lavoro svolto da alcuni ricercatori turchi dell'Akdeniz University, nel quale è possibile convertire l'altezza della canopy fogliare in biomassa mediante equazioni allometriche. Disponiamo già di una retta di regressione, una sviluppata da noi e una sviluppata dal gruppo di ricerca turco, dal quale è possibile misurare la biomassa da tracciati acustici single beam. Per quanto riguarda appunto l'aspetto di mappatura, come appunto è stato già evidenziato dagli interventi precedenti, abbiamo introdotto appunto una componente importante nel progetto, è quella appunto di adoperare acquisizioni con ecoscandaglie multifascio, il multibeam, a fine di ottenere delle mappe ad altissima risoluzione. Ovviamente in collaborazione con l'Istituto CNR IGAG di Roma è stata sviluppata una metodologia per poter misurare la biomassa del comparto epigeo partendo appunto da tracciati da multibeam. In pratica viene determinata quella che è la canopy, il canopy AI model, attraverso una sottrazione tra il modello digitale di superficie e il modello digitale del terreno. E quindi viene in pratica sottratta la componente in elevazione e praticamente viene rilevato quello che è solo il ground, il piano di fondo. Attraverso algoritmi successivi è possibile chiaramente separare la parte in elevazione e gli elementi appunto colorati in blu, che rappresentano appunto il residual map e quindi la componente relativa alla parte vegetata e quindi alla canopy fogliare. È un dato che può essere computato in termini volumetrici e quindi può essere tramite equazioni allometriche convertito in dato in valore di biomassa. Un esempio più diretto di un'area target nel quale è possibile anche misurare le quote, l'altezza della canopy e il volume totale degli alimenti. Un'ulteriore tecnica su cui si sta lavorando di prospezione geofisica è l'impiego della colonna d'acqua e quindi la possibilità di adoperare quello che è il dato di prospezione in colonna che i multibeam di ultima generazione consentono per poter computare i valori, le altezze delle canopy fogliare
intercettare, diciamo, la mat, lo spessore della mat, e effettuare, diciamo, le conversioni in valore di biomassa. E come ultimo aspetto, diciamo, è previsto, diciamo, l'impiego di tecniche, di indagini sismiche, sono, diciamo, indagini ad alta energia acustica, che permettono di valutare quello che è lo spessore della mat, quindi di poter andare a intercettare quelli che sono i depositi di carbonio, i carbon sink relativi appunto alla mat. La novità è che ad oggi esistono, diciamo, software che permettono di, rispetto, diciamo, a un tempo, di determinare anche la volumetria della mat, e quindi l'approccio è che rispetto a ciò che si faceva un tempo, quindi il dato era più che altro un dato in scala 2D, oggi ci troviamo ad affrontare una nuova metrica in 3D che sicuramente aumenterà l'accuratezza della stima del carbon sink. Come già è stato ampiamente, diciamo, rappresentato dal professor Tommasello, anche nel progetto Sea Forest è previsto, diciamo, l'impiego di droni per mappare le banchette, in quanto appunto rappresentano il deposito di carbonio temporaneo che viene, diciamo, spiaggiato. La tecnica, appunto, la tecnica fotogrammetrica, da quale è possibile generare volumetrie. L'approccio di calcolo è il medesimo rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza. Questo invece è un'acquisizione da drone, e comunque un atollo, un monumento, diciamo, come definito da professor Tommasello, si trova nel Lazio, precisamente vicino Santa Marinella, e qui è stata fatta appunto una prova, ecco, una simulazione di quella che sarà l'applicazione che verrà fatta poi nei siti di interesse del progetto. Mediante acquisizione con drone è stata generata una nuvola densa, la nuvola densa è stata trasformata in dato LAS. Il dato LAS è un dato LIDAR batimetri, o il tipo LIDAR batimetri, da quale è possibile eseguire dei calcoli volumetrici. Calcoli volumetrici che, come ho già detto in precedenza, permettono poi di effettuare le stime di carbonio e di carbon sink. E l'ultima, diciamo, delle attività che un po' racchiude e ingloba le varie azioni, diciamo, di monitoraggio, è quello di potenziare il remote sensing come strumento per determinare la biomassa e quindi calcolare, diciamo, l'accumulo di carbonio, la produzione di carbonio e quindi anche l'accumulo nelle praterie. Ad oggi, siccome disponiamo di una costellazione europea Sentinel-2, abbiamo ogni 5 giorni un'immagine, diciamo, di media risoluzione che può essere adoperata per questo tipo di applicazioni, oltre che essere una sentinella di monitoraggio anche sulle aree di interesse, quindi in termini anche di impatti costieri, impatti dovuti anche appunto alla navigazione. Finito. Noi di Tuscia, all'interno del progetto Sea Forest, ci siamo occupati di stimare gli stock di carbonio organico nelle praterie di posidonia oceanica, utilizzando, come già accennava Francesco prima, un modello molto diffuso a scala mondiale, che è il modello Invest Coastal Blue Carbon. Brevemente, la posidonia oceanica è una pianta endemica del Mar Mediterraneo e svolge numerosi servizi ecosistemici,
tra cui quello di immagazzinare carbonio organico mediante il processo di fotosintesi e quindi mitigando praticamente in questo modo i cambiamenti climatici. E noi di Tuscia ci occupiamo, siamo responsabili dell'azione C1, la quale prevede principalmente la messa a punto di un metodo per stimare il carbonio organico all'interno delle praterie di Posidonia in relazione anche ai fenomeni di degrado. È un'attività che è iniziata all'inizio del 2019 e finirà nel 2021 e siamo in stretto contatto con ISPRA perché diciamo prendiamo i dati, come vi diceva prima Francesco, e dall'attività della loro azione A1. E finora ovviamente abbiamo utilizzato i dati che loro ci hanno fornito, che vi ha appena fatto vedere Francesco, e abbiamo con questi diciamo così, li abbiamo introdotti all'interno del modello Invest, quindi attraverso il quale stiamo per l'appunto definendo un protocollo standard per la stima del carbonio. E il modello, quindi, una volta messo a punto, permetterà due cose molto importanti. La prima è quella di facilitare l'ingresso di dati che ci verranno forniti successivamente nella fase in cui verrà effettuato il monitoraggio delle aree di progetto, e ci consentirà, oltre ovviamente a stimare i serbatoi di carbonio nelle aree di progetto, anche di definire il tasso di emissione dovuto ai fenomeni di disturbo e, nel caso del progetto, ai fenomeni di ancoraggio delle unità da diporto, e successivamente di valutare anche a livello economico i servizi di mitigazione. Queste sono le aree di progetto, quindi il Parco Nazionale del Cilento, quello dell'Arcipelago della Maddalena e quello della Sinara. Al momento, in via preliminare, ci siamo concentrati, per quanto riguarda l'applicazione del modello, sull'area test dell'Isola Piana, che fa parte dell'arcipelago dell'Isola della Sinara. E sono state, come vi ha fatto vedere prima Francesca, individuate 7 tipologie di substrato, tra cui 3 a Posidonia oceanica, che è, diciamo, il substrato che ci interessa principalmente nel progetto, in particolar modo la Posidonia degradata su matte morta, la Posidonia su matte e sabbia e la Posidonia su roccia. Allora, Invest è stato sviluppato dall'Università di Stanford all'interno del progetto Natural Capital e, diciamo, in realtà racchiude tutta una serie di modelli, tra cui il Coastal Blue Carbon, che ha come finalità quella di valutare economicamente il servizio Carbon Sink, e lo fa calcolando l'accumulo, l'emissione e di conseguenza il sequestro di CO2 dall'atmosfera della prateria di Posidonia oceanica. Il modello permette di prevedere, di fare delle previsioni a breve, medio e lungo termine, con o senza i fenomeni di disturbo. È molto semplice perché schematizza la prateria in 3 comparti, in un comparto che si chiama biomassa, di cui fanno parte la parte pigea, che è quella delle foglie, e ipogea, che è costituita da radici e rizomi. Poi c'è la necromassa, che è il litter, che sono le foglie e parte dei rizomi che la pianta perde e che si accumulano nelle banchette sulla spiaggia, e poi c'è il sedimento, di cui fa parte non solo la parte organica del sedimento stesso, ma anche la parte morta di rizomi e radici. Ci siamo concentrati quindi inizialmente sul funzionamento del modello, e qui riporto un diagramma di flusso per spiegarvi brevemente come è fatto. L'abbiamo schematizzato in 3 fasi. Nella prima fase c'è una conversione dello shape, della distribuzione delle LULC in raster, perché il raster è il formato che il modello stesso utilizza. Le LULC è una terminologia del modello stesso che sta per Land Use Land Cover ed è l'equivalente, diciamo, rappresentano le tipologie di substrato. Nella seconda fase c'è la parte del preprocessore del modello Invest che, utilizzando il file raster e una tabella che poi vi dirò com'è fatta, dà in output 4 file. 3 sono costituiti da tabelle che vanno compilate, e utilizzando ovviamente dati relativi alla Posidonia,
che è l'habitat blue carbon, il nostro habitat blue carbon di riferimento, e poi c'è il raster in cui sono comprese sia la distribuzione delle LULC che le informazioni contenute nella tabella precedente. Il modello prende in input, il modello vero e proprio, Coastal Blue Carbon, prende in input questi quattro file, considera l'anno iniziale, che è chiamato anno di riferimento, e l'anno finale, anno di analisi, e dà in output tutta una serie di file raster, dove viene riportato il carbon stock nel periodo di riferimento, quello nel periodo di analisi, quindi nel periodo finale, e viene riportato anche l'accumulo, l'emissione e il sequestro di CO2. Durante l'intervallo di riferimento. Questi sono i dati di input che il modello utilizza, abbiamo in questo anno studiato le fonti e le tipologie di dati di input che il modello utilizza, proprio per facilitare l'ingresso poi di nuovi dati una volta che ci verranno dati nella fase successiva. E questi dati riguardano ovviamente gli shape della distribuzione delle LURC che si ottengono, come ha fatto vedere Francesco, da immagini satellitari ad alte risoluzioni, indagini acustiche, la tabella della fase del preprocessore che indica, elenca la tipologia di substrato e definisce quali di questi substrati sono habitat, coastal blue carbon e no. E nel terzo step vi è l'inserimento di valori tipici dell'ecosistema che stiamo considerando. Quindi prima c'è il carbon stock che va inserito per comparti, quindi nella biomassa, nel suolo e nell'iter. Poi vi è, bisogna inserire il tempo di emivita per biomassa e suolo. E bisogna inserire anche valori per l'accumulo annuale di biomassa e per accumulo annuale del suolo, e infine permette anche ovviamente di definire il disturbo. Il modello, diciamo, classifica il disturbo in tre tipologie, basso, medio e alto, e lo esprime in percentuale decimale. Infine bisogna definire la matrice di transizione, la quale, diciamo, specifica il passaggio da una tipologia di substrato all'altra, e lo fa con quattro diversi valori. Con la cella vuota NCC, che sta per non carbon change, indica che non c'è un cambiamento di tipologia di substrato e quindi non c'è una modifica nell'ecosistema coastal blue carbon, mentre con disturbo ed accumulo indica al contrario che c'è un passaggio da un ecosistema coastal blue carbon a un non coastal blue carbon e viceversa. E abbiamo ottenuto in questo anno di progetto anche dei risultati, abbiamo effettuato una serie di simulazioni, le abbiamo raggruppati i scenari per testare appunto il modello stesso e i risultati appunto di output. E, praticamente inizialmente abbiamo considerato dei coefficienti costanti e derivanti per lo più da studi bibliografici, e abbiamo calcolato lo stock del carbonio nel 99, e lo stock che è l'anno iniziale in cui avevamo i dati, lo stock nel 2019 che è l'anno attuale, e poi l'accumulo di carbonio in questo periodo di riferimento, quindi in 20 anni. Abbiamo poi effettuato scenari un po' più, diciamo, complicati, abbiamo inserito infatti i coefficienti variabili sia per tipologia di LULC e anche per tipologia di comparto. Però alcuni, diciamo, in questa simulazione abbiamo lasciato alcuni parametri costanti o generici, non proprio tipici di posidonia oceanica. Però è da sottolineare come in questo scenario abbiamo inserito dati locali di biomassa e pigea che ci sono stati forniti da ISPRA. E già i risultati riportano che c'è una variazione sia nel carbon stock che nel carbon accumulation nelle tre diverse tipologie a posidonia oceanica. Nell'ultima simulazione invece abbiamo utilizzato coefficienti variabili anche per l'accumulo di carbonio organico nel suolo e per lo stock di carbonio organico nell'iter. I risultati sono molto simili anche con leggere differenze, infatti possiamo vedere che passando dallo scenario 1 allo scenario 2, allo scenario 3 c'è un maggiore accumulo di carbonio, l'accumulo di carbonio diminuisce a fronte di un aumento di biomassa. Questo perché siamo passati da parametri generici
e globali a parametri locali e tipici di posidonia oceanica. Quindi quello che dobbiamo considerare è la simulazione 3, e quindi è lo scenario 3. Con i parametri dello scenario 3, in prima approssimazione, diciamo prima analisi, abbiamo anche calcolato poi l'accumulo annuale nelle intere aree di progetto. Quindi per il Parco Nazionale della Sinara, per quello della Maddalena, per il Parco Nazionale di Cilento, sia nell'area di Infreschi che in quella di Castellabate. Alla fine, allora, una premessa che devo dire prima, diciamo che il modello non considera finora il disturbo, cioè finora non abbiamo considerato il disturbo perché verrà considerato successivamente nei prossimi mesi. E quindi ancora non l'abbiamo perfettamente integrato nel modello. Quello che abbiamo fatto è stato quello di definire una mappa del disturbo, che abbiamo riportato in alto a destra, e abbastanza, diciamo, in maniera schematica, utilizzando un po' le informazioni che ci ha dato Francesco prima, anche quando ha parlato delle immagini ad alta risoluzione attraverso le quali, diciamo, identifica le imbarcazioni all'interno dell'area. L'abbiamo combinata con le tipologie di substrato e abbiamo ottenuto una mappa dove praticamente i LULC finali non ci indicano solamente la tipologia di substrato, quindi di posidonia per esempio su sabbia, ma ci dicono anche qual è il grado di disturbo, quindi posidonia su sabbia altamente disturbata, mediamente disturbata o a basso impatto. Quindi, infine, diciamo perché abbiamo scelto questo modello, Invest Coastal Blue Carbon, per tre motivi principali. Uno, perché i dati di input e di output sono in linea con le metodologie contenute nel manuale Coastal Blue Carbon. Secondo, perché il modello si integra abbastanza bene all'interno di un protocollo standard, di una metodologia standard per la stima del carbonio fissato, in quanto rende la metodologia stessa facile da utilizzare, replicabile e trasferibile in altri contesti territoriali. E infine perché consente di stimare il valore delle emissioni e del sequestro di carbonio organico di una prateria di posidonia oceanica inserendo il valore monetario di un determinato quantitativo di CO2 che può essere definito sia attraverso l'utilizzo di un mercato regolamentato o volontario, e queste saranno poi cose che verranno riprese in dettaglio in seguito. Io ho finito, grazie per l'attenzione. Grazie Simone. Allora, molto velocemente, perché avete sforato molto. Dunque, Walter Brambrilla, CNR, che insieme a Simone Simeoni si sta occupando del piano degli ormeggi e le azioni di conservazione, che è un'azione che coinvolge comunque anche la DREAM con Marcello Miozzo. Noi non abbiamo, come dire, elencato e descritto tutte le attività del progetto. Quello che voglio dire è che, a parte queste azioni che stiamo descrivendo un pochettino più in dettaglio, il progetto si occupa anche poi di banchette, si occupa di spiaggia ecologica, però purtroppo, come vi rendete conto, non c'è abbastanza tempo per raccontarvi tutto. Walter. Cercherò di stringere. Sì, per cortesia, perché il più possibile. Quindi, buongiorno a tutti. Io sono Walter Brambilla e vengo a illustrare un po' il ruolo del CNR all'interno del progetto Sea Forest. Appartengo a un gruppo di lavoro costituito anche da Fabio Antonarelli, Marcello Miozzo per la DREAM, Simone Simeone, che è anche responsabile scientifico del gruppo. Siamo dell'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino e costiero. In generale il nostro gruppo di lavoro si occupa di diverse linee di ricerca legate comunque alla scenografia operativa per la gestione dei rischi, agli effetti dei cambiamenti globali, quindi alle pressioni antropiche, appunto alla gestione del rischio costiero e anche soprattutto legato alle attività impattanti sulla posidonia. Saltiamo un po'. Allora, di preciso andiamo a svolgere diverse azioni all'interno del progetto. Queste che vedete sono le principali. Abbiamo un'azione preparatoria che stiamo svolgendo, che prevede una raccolta di dati utili allo svolgimento di tutte le altre azioni,
E sicuramente l'attività più importante di questa azione è la rimappatura delle aree interessate, un po' come hanno esposto prima i miei colleghi. La seconda attività riguarda invece il piano degli ormeggi, che va a svilupparsi attraverso l'analisi dei disciplinari esistenti, l'analisi dei disciplinari di gestione. L'analisi dei flussi delle imbarcazioni, è importantissimo sapere quante imbarcazioni entrano nelle aree scelte, nelle aree protette, dove vanno ad ancorare o mergiare e soprattutto su quali substrati, su quale tipo di fondale vanno ad ancorarsi e a mergiarsi. Per questo è importantissimo effettuare un'analisi delle caratteristiche delle aree attraverso l'acquisizione di dati geomorfologici, l'acquisizione di nuovi dati acustici ad alta definizione, ad alta frequenza, quindi. È importante per raggiungere l'obiettivo anche effettuare un'analisi meteo marina per fornire un supporto alla progettazione di nuovi campi boe ed è un dato importante anche per la gestione degli stessi. E infine metteremo a disposizione le cartografie digitali elaborate a supporto appunto dei sistemi informativi e delle app di gestione degli ormeggi. La terza azione invece riguarda l'analisi delle caratteristiche degli ormeggi. Faremo direttamente o proporremo comunque degli interventi per rendere gli ormeggi esistenti il più diciamo sostenibili possibili, mentre invece sarà necessario eliminarli dagli altri o aggiungere degli altri ormeggi dove magari è necessario. Alla fine daremo un contributo anche alla gestione della Posidonia spiaggiata, perché il nostro istituto, in particolare la sede di Oristano, ha delle expertise accumulate più o meno in 15 anni, 10 anni di esperienza sulla gestione appunto delle banchette e sul ruolo delle banchette nella morfodinamica costiera. Ci portiamo avanti con le aree di studio. Grazie. Però l'unica cosa è che volevo dire che in tutto abbiamo 4 aree di studio principali per quanto riguarda le nostre azioni, sulle quali ricadono 3 parchi nazionali e 3 aree marine protette. Quindi sono delle parchi ad altissima vocazione, sia naturalistica ambientale che turistica. Quindi naturalmente gli enti gestori di queste aree hanno già emanato dei disciplinari, hanno già normato in materia di gestione dei campi boe e degli ancoraggi. Vediamo che nell'area marina di Massetta è stata emanata un disciplinare nel 2015, prevede 6 aree di ancoraggio e 2 campi boa, mentre invece nell'area marina di Castellabate sono stati predisposti 7 aree di ancoraggio libero e un campo boa. Anche qui abbiamo un disciplinare emanato dal 2015. Per quanto riguarda il Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena abbiamo 5 campi boa predisposti, abbiamo delle norme di salvaguardia sulle misure del diporto emanate con un'ordinanza del 2007 che prevedono il divieto assoluto dell'ancoraggio in zona MA. Nella zona MB invece è consentito l'ancoraggio in natanti solo sui fondi sabbiosi e fangosi, previa autorizzazione del parco, ed è vietato naturalmente ancorare in presenza di posidonia oceanica. Per quanto riguarda il Parco Nazionale della Sinara, abbiamo comunque dei regolamenti che si rifanno alla legge del 31 dicembre dell'82, che disciplinano sia le attività di ormeggio che di ancoraggio. Nell'arcipelago nel Parco Nazionale della Sinara abbiamo 5 campi boa predisposti. Anche in questo caso, praticamente in zona A è vietato l'ormeggio, come è vietato anche l'ancoraggio. Nella zona B è consentito l'ormeggio previa autorizzazione ed è vietato l'ancoraggio. Nella zona C invece l'ormeggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni previa autorizzazione dell'ente gestore. Per quanto riguarda l'ancoraggio invece, la zona C è consentito solo ai natanti e imbarcazioni nel rispetto delle norme vigenti emanate dall'autorità marittima, che emana queste norme sempre compatibilmente con le esigenze della tutela dei fondali. Quindi chiaramente la normativa esiste già, chiaramente l'habitat 1120 è protetto, però in pratica vediamo che è veramente difficile far rispettare evidentemente le norme. Le quantità delle barche che vedete nell'immagine in alto a sinistra è esorbitante.
ci troviamo nel porto della Madonna, nell'arcipelago della Maddalena, e vedete le aree più scure sono le aree costituite da fondalea posidonia oceanica sumatviva o degradata e o morta, quindi dei fondali estremamente delicati. Per poter andare avanti sulla progettazione dell'azione riguardante i campi boe, abbiamo bisogno di capire dove vanno le barche. Stiamo utilizzando le immagini del Sentinel 2 forniteci da Francesco Rende dell'ISPRA, attraverso la quale andiamo a individuare le aree interessate, e stiamo facendo pure una conta delle barche attraverso appunto le immagini infrarosso di cui vi ha parlato prima Francesco. Quindi andiamo più veloci, vediamo che qui è un esempio dell'area marina di Castellabate. Nonostante siano predisposti diversi campi boa lungo tutta l'area marina, vediamo una concentrazione di barche, le abbiamo contate circa, abbiamo contato circa 119 barche solo appunto a Licosa, nonostante, ripeto, vi siano numerosi campi di ancoraggio predisposti su fondo sabbioso. Anche qui torniamo all'immagine dell'arcipelago della Maddalena, esattamente siamo nel porto della Madonna. Vediamo che una volta individuati i posti più frequentati, abbiamo la necessità di sapere quante barche frequentano queste località. E questa informazione, abbiamo detto, la possiamo ottenere attraverso la conta dall'analisi di immagini aeree satellitari o attraverso l'acquisizione dei dati che ci potrebbero fornire le aree, gli enti gestori delle aree, e soprattutto quei gestori che magari fanno la registrazione delle barche in ingresso nell'area parco. Qui vediamo invece, ribadiamo il concetto che è necessario sapere su quale fondo vanno ad ancorare le barche. Questa è una mappatura della Seagrass Map del Ministero, pubblicata nei primi anni 2000. Con i triangolini rossi vedete il numero delle barche e la posizione. Invece nelle geometrie velate di rosso sono i campi boa predisposti. Questa è un'immagine scattata in un giorno di agosto, penso intorno al 20 di agosto, il 15, dove abbiamo contato 284 imbarcazioni. Nonostante i campi boa predisposti, le aree di ancoraggio predisposti, vediamo che solo 33 ricadono in quelle aree. È importante vedere come 71 barche vadano su mat viva, sempre rispetto a questa carta, una sola su mat morta, 27 su sabbia e 185 su roccia. Quindi che andrebbero a danneggiare magari delle biocenosi importanti su quei substrati. Anche, sempre prendendo come esempio l'area marina di Castellabate, vediamo che a Punta Licosa praticamente tutte le barche presenti nell'area, 119, vanno ad ancorare e a ormeggiare su fondi duri e a Posidonia. Altro dato importante, abbiamo detto che l'analisi meteomarina, stiamo creando dei database utilizzando dei dati modellizzati e naturalmente validati, perché purtroppo non esistono degli storici acquisiti da boe ondametriche. Quello che faremo una volta individuate le aree, anzi è un lavoro che stiamo già mettendo in opera, per settore di traversia saremo in grado di creare, di studiare i regimi ondosi. Quindi andare a vedere qual è la caratteristica del moto ondoso incidente nell'area interessata e ottenere anche i tempi di ritorno degli eventi più importanti. Quindi, dopodiché, dovremo scegliere delle ancore. Il tipo di ancoraggio verrà scelto chiaramente attraverso la consultazione degli enti gestori delle aree marine, perché sono il personale titolato che da sempre si occupa di queste attività, e ci rifaremo alle esperienze già concluse. Esistono dei manuali come il Permanent Ecological Moorings, progetti precedenti, il Res Maris, sempre un life, e soprattutto delle pubblicazioni che vanno a studiare l'impatto ambientale dei tipi di ancoraggio. Questi sono degli esempi, abbiamo delle viti che vanno installate sui fondi mobili, prevalentemente sabbiosi e fangosi, quindi a sedimento con tessitura fine. Per quanto riguarda i fondi duri si possono utilizzare dei tasselli chimici, e poi la terza tipologia è il corpo morto, che può essere utilizzato su qualsiasi tipo di fondale.
L'importante è utilizzare sempre i jumper, perché sono dei, come dei galleggianti che tendono le catenarie ed evitano in questo modo l'abrasione del fondale circostante l'ancoraggio. Questi sono ancoraggi che verranno utilizzati chiaramente per l'installazione delle boe. Altro dato importante, come hanno, di cui hanno parlato prima i miei colleghi, sono i dati multibeam e backscatter per aumentare il dettaglio delle mappature. Vediamo qui un'interpretazione delle caratteristiche dei fondali derivate appunto dall'acquisizione di questi dati. E altro dato importante è la sismica. La sismica perché ci dà contezza degli spessori dei sedimenti e degli spessori, dove è possibile leggere questo dato, anche delle mat. Quindi nel caso delle mat sicuramente un'informazione utile alla ricostruzione del carbonio stoccato. Per quanto riguarda invece i depositi sabbiosi, è importante per andare a dimensionare e a progettare le viti che devono penetrare in questo substrato. Quindi useremo il più possibile la cartografia esistente, ma dove non è presente andremo ad aggiornarla. Qui sto facendo un esempio dell'importanza dell'aggiornamento della cartografia. Con i puntini rossi vedete sempre il numero delle barche. In alto a sinistra la vecchia mappa sigillata del Ministero, in basso a destra una mappa aggiornata. E questi sono i risultati abbastanza discordanti. Con la nuova mappatura si è visto che 104 imbarcazioni vanno direttamente su sabbia, mentre 29 su roccia. Prima il dato era quasi invertito, anzi su roccia contavamo 185 barche. Attualmente contiamo 56 barche su mat viva e 95 su mat morta e degradata, mentre invece prima ne contavamo solo una. Attualmente stiamo aggiornando queste cartografie, che è la biocenotica del 2008 per quanto riguarda la Sinara e le Seagrass Map per quanto riguarda il parco dell'arcipelago della Maddalena e il parco del Cilento. Queste sono delle aree che abbiamo già visto prima, quelle direttamente interessate dallo studio degli ormeggi, e andiamo alle conclusioni. Ci siamo. Quindi nelle conclusioni emergono le criticità che abbiamo notato attraverso questi studi preliminari. Dai regolamenti emerge la volontà di proteggere la prateria di Posidonia, però le imbarcazioni e i natanti che frequentano le aree sono talmente elevate che comunque gli ancoraggi su Posidonia si verificano, e si verificano anche in maniera abbastanza numerosa. In alcune aree sarebbe opportuno effettuare le mappature dedicate anche semplicemente solo ai corpi sabbiosi, perché lì dovrebbero essere indirizzati gli ancoraggi dei natanti, mentre invece le imbarcazioni più grandi andrebbero indirizzate all'ancoraggio nei corpi sabbiosi più profondi. Un'altra azione importante sarebbe quella di andare a fare un censimento delle boe esistenti e un censimento del tipo di ancoraggio utilizzato, proprio per andare a valutare quali di questi sono obsoleti e quali invece potrebbero essere ancora utilizzati. Quindi, come ho già detto, per il posizionamento delle nuove boe di ormeggio si privilegeranno prevalentemente i fondi sabbiosi. Nelle aree di installazione delle nuove boe sarà effettuata una stima degli spessori dei vari corpi morti sedimentari presenti. Una cosa importante è che al lato dell'ingresso della barca nel parco questa deve essere avvisata e informata su quali sono le aree fruibili e quali sono gli ormeggi a cui può andare ad attraccare. Nelle aree più frequentate si potrebbe proporre invece un ancoraggio a tempo limitato. Infine, come ho detto all'inizio, la cartografia digitale che verrà prodotta, la migliore possibile, quella più aggiornata, sarà la base per i sistemi informativi e per le app appunto di gestione dei campi boe e degli ormeggi. Grazie. Grazie. Grazie mille Walter. Allora adesso è il turno di Simona Pecchioli della Carbon Sync. Il modello di mercato del carbonio di Life Sea Forest. Volevo avvisare che dopo l'intervento di Simona
Il pranzo è nell'altro palazzo, in pratica nel palazzo di fronte a questo dove siamo, quindi voi con il badge da ospiti potete attraversare questo parcheggio, questo cortiletto, andare nell'altro palazzo e poi è al settimo piano, giusto? Sì. Dove posso metterla? Ah, non l'avevo caricata prima perché sono arrivata. Non la scarico, la faccio direttamente, la prendo direttamente dalla chiavetta, non sto a scaricarla tanto. Sì. Cerco di essere quello. Sì, sì, tanto grazie. Penso proprio di sì. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Simona Pecchioli, scientifico officer di Carbon Sync. E Carbon Sync, nell'ambito del progetto Sea Forest, si dovrà occupare della creazione dell'applicazione di un modello del mercato di carbonio legato all'attività svolta nell'ambito del progetto. Brevemente, di che cosa si occupa Carbon Sync? Carbon Sync è una società di consulenza, che si avvale di un team di esperti di problematiche aziendali e di tecnici che si occupano di strategie di mitigazione del cambiamento climatico e quindi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Brevemente, l'attività si svolge, diciamo, si rivolge ai nostri clienti prevedendo, diciamo, una prima valutazione, una misura della CO2 emessa da una certa attività, da un sistema produttivo. Si propone poi una metodologia o comunque delle soluzioni per poter mitigare, poter ridurre le emissioni generate e se queste emissioni non possono essere ridotte cambiando per esempio un processo produttivo, possono essere compensate. Come possono essere compensate? Attraverso l'utilizzo di crediti di carbonio. I crediti di carbonio, qui diciamo passo un po' oltre, qui sono un po' i partner che collaborano con Carbon Sync. I crediti di carbonio possono essere generati, innanzitutto cosa sono? I crediti di carbonio sono un'unità finanziaria che è stata definita per quantificare a livello economico la CO2 o comunque la quantità di gas climalteranti in atmosfera. E come si definisce il credito di carbonio? Il credito di carbonio è equivale ad una tonnellata di cosiddetti CO2 equivalenti evitata in atmosfera, quindi come evitata, come con un'azione di riduzione o di assorbimento della CO2. Perché si parla di CO2 equivalenti? Si parla di CO2 equivalenti perché io appunto ho parlato di gas climalteranti, perché non è soltanto, si parla sempre di CO2 emessa, però non è soltanto la CO2 che ha effetti che altera, diciamo, l'atmosfera, ma anche l'ossido d'azoto, i gas refrigeranti o anche lo stesso metano. E quindi si è cercato di, con questa conversione in CO2 equivalenti, di rapportare ad una stessa, diciamo, unità di misura. Quindi un credito di carbonio equivale ad una tonnellata di CO2 equivalenti. E per parlare di climate finance e quindi di scambio di questi crediti di carbonio, è necessario che questi siano tracciabili e quindi devono essere misurati attraverso delle metodiche standardizzate. E il mercato dei crediti di carbonio principalmente è legato a due tipi di attività.
il mercato obbligatorio e quello volontario. Il mercato obbligatorio è legato all'adesione dei diversi paesi al protocollo di Kyoto, che stabilisce un tetto delle emissioni concesse. E quindi in questo caso possono essere chi supera le emissioni deve compensarle attraverso dei crediti certificati con determinati standard riconosciuti a livello internazionale, come per esempio la certificazione gold standard. Logicamente i paesi interessati da questo tetto di emissioni impongono a loro volta alle aziende e alle attività che insistono sul territorio del paese di rimanere all'interno di un tetto di emissioni. Quindi queste aziende hanno l'obbligo, da un lato, di diminuire le proprie emissioni dei propri processi produttivi e volendo possono anche ambire a una climate neutrality, cioè a ridurre e quindi a neutralizzare le proprie emissioni di CO2. E in questo caso si parla di mercato volontario. Gli standard possono essere gold standard, possono essere BCS o altri standard riconosciuti a livello nazionale. E quindi comunque lo scopo finale è sempre quello di neutralizzare le emissioni e di ambire, diciamo, alla climate neutrality. Si sente tanto parlare ultimamente, insomma, per esempio mi viene l'esempio delle ditte che commercializzano acqua. Le ditte che producono acqua tendono a utilizzare, per esempio, dei contenitori, le bottiglie, anziché utilizzare le bottiglie classiche di plastica, andare su o plastiche riciclate o plastiche biodegradabili, che quindi permettono alle aziende di ridurre il proprio impatto ambientale. E in questo caso si rientra, diciamo, nell'attività volontaria dell'azienda di ridurre le proprie emissioni. Quindi il primo punto è comunque quello di misurare le emissioni, cioè portare avanti una carbon footprint, cioè prendere in considerazione tutte le emissioni legate a quel determinato processo produttivo, ma si parla anche, per esempio, di eventi CO2 free, per esempio. Quindi ridurre le emissioni ed eventualmente diciamo bilanciare le rimanenti con i crediti certificati. Come si lega, diciamo, questo mercato dei crediti di carbonio con l'attività di Seaforest? Allora, Carbon Sync è coinvolto nell'azione C6, l'azione C6 che appunto prevede la creazione del mercato dei crediti di carbonio legata a Seaforest, all'attività di Seaforest, e è un'attività che principalmente partirà dal 2020 alla fine del progetto, anche se logicamente abbiamo dovuto fare mente locale di come poter procedere con l'attività che verrà portata avanti. Innanzitutto avete sentito prima dai colleghi di Ispra e dell'Università della Tuscia che è in fase di messa a punto, comunque è stata messa a punto una metodologia per la stima del blue carbon accumulato nella prateria di Posidonia e quindi anche legato al miglioramento delle condizioni, dello stato fisico della prateria legato all'attività del progetto. Ora, la riserva del cosiddetto blue carbon rispetto a altre tipologie è molto, per esempio, al cosiddetto green carbon legato anche a attività agricole, al miglioramento di pratiche agricole, all'applicazione di pratiche agricole più sostenibili. Permette un accumulo di carbonio, quindi rappresenta una riserva di carbonio molto più elevata. Quindi è interessante anche a livello di mercato dei crediti
diciamo, le due cose vanno di pari passo: il miglioramento ambientale del, dato dall'attività del progetto, e lo stesso la possibilità di incrementare il mercato dei crediti legato all'attività del progetto, logicamente è un valore aggiunto in più per quello che appunto si vuole ottenere dal progetto. E attualmente, perché è stata messa a punto, è stato fatto tutto questo lavoro di messa a punto anche delle equazioni per la stima del carbonio che può essere immagazzinato in questo sink così consistente? Perché al momento, se anche ci sono dei crediti legati al miglioramento delle praterie di Posidonia, questi crediti non possono essere commercializzati, perché non possono essere certificati. E questo perché, come ho detto prima, devono essere certificati con degli standard, però non avendo una metodologia, quindi un'equazione per poter quantificare lo stock di carbonio, non è possibile procedere poi con la certificazione. Quindi il primo passo è quello appunto della messa a punto dell'applicazione della metodologia per la stima, e successivamente all'introduzione dei crediti sul mercato. E quello che, diciamo, che prevede il progetto è appunto la definizione dell'equazione, di un'equazione o comunque di un metodo di stima, e successivamente verrà creata una piattaforma di scambio per la compravendita dei crediti, e una promozione della piattaforma per, diciamo, per rendere, per far conoscere ai fruitori finali l'esistenza di questa piattaforma. E l'idea, diciamo, della piattaforma, che per ora appunto, trattandosi di un'attività che deve essere, che è un po' in fase di definizione, si pensava ad una piattaforma informatica dove registrare gli scambi dei crediti. E quali sarebbero gli utenti di questo beneficio? Non sarebbe correttissimo parlare di crediti, dato che siamo in Italia, l'Italia è in una situazione un po' particolare rispetto a quello che riguarda le emissioni e la compensazione delle emissioni di CO2. Comunque, diciamo, forse sarebbe più corretto di parlare di servizi ecosistemici. Comunque sia, indipendentemente dalla definizione, i fruitori, gli utenti sarebbero i parchi nazionali interessati dal progetto, perché comunque sia sono i promotori di questa attività di miglioramento che insiste alla fine sull'area del parco. E gli acquirenti interverrebbero come acquirenti le imprese locali, possono essere albergatori, possono essere enti pubblici, che avrebbero un valore aggiunto da questa attività di miglioramento, e quindi si vedrebbero riconosciuti una sostenibilità in più, un valore aggiunto alla propria attività. Si pensa di mettere a punto dei protocolli di adesione, fondamentalmente dei contratti, per poter regolare questi scambi, e gli acquirenti dovranno rispondere a dei requisiti, quindi dovranno dimostrare di essere interessati a ridurre le proprie emissioni, dimostrare che per esempio fanno qualcosa, quindi hanno un miglioramento comunque dal punto di vista della sostenibilità ambientale per quello che riguarda la loro attività, e poi quindi potranno ridurre il loro impatto con l'adesione alla piattaforma. Inoltre, si pensava alla creazione anche di un marchio Seaforest, che sarebbe una sorta di certificazione di questo valore aggiunto degli aderenti alla piattaforma. E
Quindi una volta creata la piattaforma, dovrà essere promossa a livello prima nazionale, e poi l'idea è di allargarsi per esempio a Malta, altro paese partner del progetto, e eventualmente ad altri paesi del bacino del Mediterraneo, o anche utilizzare il modello per applicarlo ad altre realtà simili. Per far questo dovranno essere organizzati degli incontri che sono previsti dall'attività del progetto, dove dovranno essere coinvolti un po' tutti gli stakeholder, appunto da i responsabili dei parchi, ma anche proprio i fruitori, che quindi sono diciamo le attività, o anche il fruitore finale del parco, dell'area protetta e del miglioramento che ne verrà. Quindi questa è un po' l'attività che, appunto, come ho detto, per ora è prevista dal progetto, perché ancora è in fase di definizione. Grazie. Allora, prima della pausa pranzo, facciamo un'anticipazione per quello che riguarda i network dei progetti che lavorano su Posidonia e su Carbon Sync. In particolare, il progetto GIREPAM, che è un progetto strategico, è il programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 che sta terminando, ci ha voluto offrire un contributo di un video che ha una durata di pochi minuti, e questo progetto prendeva in considerazione proprio la gestione integrata delle reti ecologiche, parchi e aree marine protette, sempre su Posidonia e serbatoi di carbonio. Gentilmente il professor Gazzale, che ha è stato coinvolto nel progetto, sì, ce lo presenta brevemente. Sì. Molto molto velocemente, in realtà c'era una presentazione, io parlo a nome della regione Sardegna, quindi io sono partner in questo progetto insieme ad altre 16 aree protette tra Sardegna, Corsica, Toscana, Liguria. E tanto lì un po' si racconta, sì, un po' il tutto. Bravissima, perché siccome io devo anche complimentarmi proprio per la qualità delle esposizioni, del lavoro che è stato fatto sino adesso nelle diverse aree protette, un po' inaspettato. Quindi per noi diciamo è fondamentale venire proprio in diretta a conoscenza, anche per potervi poi aiutare sempre meglio con i nostri dati. Allora, io vi faccio vedere adesso un video che tocca un tema che è stato trattato ampiamente stamattina, dura 4 minuti e, se vogliamo, rientra un po' nella parte di comunicazione, quindi può essere un po' una sorta di testimone tra questo progetto che sta finendo, perché finisce a dicembre, e Seaforest, e riguarda proprio l'impatto che hanno gli ancoraggi nei nostri mari. Qua è riferito alle aree marine protette, ma è nei nostri mari, perché diciamo le parole, i dati, i numeri sono, come abbiamo visto, molto, molto importanti, ma poi quello che succede veramente, cioè la visione di quello che succede realmente, credo che sia molto più impattante a livello anche emotivo, su cose che magari noi non pensiamo che possano succedere. Siamo abituati magari agli incendi nell'ambiente terrestre, e questi pochi minuti, secondo me, meritano, e probabilmente può essere questo un documento che possiamo riprendere come Seaforest nella parte di comunicazione con le scuole. È stato fatto nell'ambito del progetto GIREPAM dall'Office dell'Environnement della Cors, quindi dai colleghi della regione Corsica. Dopodiché andiamo a mangiare. Sur les abîmes quotidiennes.
Ce désastre écologique. Agissons pour préserver notre patrimoine naturel et assurer l'avenir de la mer Méditerranée. Immagine vale mille parole. Vabbè, dopo queste immagini un po' inquietanti, allora per cui bisogna attraversare il cortile, andare nell'altro palazzo e al settimo piano. Una cosa importante, vi chiedo, per non correre ulteriormente, mi raccomando, alle 14:30 ci ritroviamo qua. Buona pausa.